Bentrovati, buongiorno telespettatori, telespettatrici di Antenna 3. Siamo di nuovo in diretta per darvi tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità, sempre in attesa di collegarci alle 12.30 con l'unità di crisi di Marghera per le comunicazioni del governatore Zaia in merito all'emergenza coronavirus e non solo. Come sapete, la situazione è in continuo divenire, gli ospedali continuano a essere sotto stress e di conseguenza anche la politica a tutti i livelli istituzionali si sta per l'appunto adeguando, portando avanti delle linee anche in qualche modo no, non sempre popolarissime. Diciamo che per il momento, ecco, posso darvi questo aggiornamento proprio dell'ultima ora, possiamo vederlo anche dall'ANSA nazionale. Il ministro Speranza ha rinnovato misure per 6 regioni. Restano quindi in area rossa, in fascia rossa, Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. Quindi questa è la situazione che dovrebbe rimanere invariata perlomeno per queste regioni fino al 3 di dicembre. Ovviamente anche qui si può tornare indietro, si possono rivedere queste misure, sapete che la situazione è assolutamente mobile. Per il Veneto si deciderà in giornata perché il Comitato Tecnico Scientifico si sta riunendo proprio in queste ore e sta, come ogni venerdì da qualche settimana a questa parte, decidendo appunto quale fascia attribuire alle singole realtà in base a quei famosi 21 parametri di cui tanto si è parlato in queste settimane. C'è poi tutto il sistema delle misure, se vogliamo, economiche. In serata il governo si riunirà per decidere sul nuovo decreto ristori, del ristori ter. Si parla già di un ristori ter, in realtà già si parla di un ristori quater per la prossima settimana. Si parla poi di una tregua per il periodo natalizio, quindi diciamo così, un allentamento delle misure. Vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, il presidente dell'ASCOM di Treviso, Federico Capraro. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ecco, stavo appunto aggiornando su quanto sta succedendo a livello governativo. Fra poco si collegherà anche il senatore Dem Andrea Ferrazzi per darci tutti gli aggiornamenti del caso. Questa tregua di Natale la convince? Ma subentrano su degli aspetti esclusivamente sanitari, ovviamente degli equilibri che si cercano di trovare con grande difficoltà per quello che riguarda degli interessi sociali ed economici che in un particolare periodo come quello del Natale devono essere considerati. Io credo che si possa trovare una soluzione che porti a una convivenza di tutta una serie di dinamiche sociali ed anche, come dicevo, economiche, in questo caso legate ai consumi e agli acquisti, che non è solo una questione economica, perché, ripeto, il momento di Natale c'è comunità, c'è socialità, c'è la nostra tradizione, la nostra cultura, e sono aspetti psicologici che in questo momento hanno una valenza maggiore di sempre, perché siamo in una situazione in cui psicologicamente siamo in difficoltà. Ecco, credo che questi siano degli aspetti che possano trovare delle soluzioni di convivenza. Noi dobbiamo necessariamente trovare soluzioni di convivenza con questa situazione, perché? Perché questa situazione è molto più lunga del previsto. Non possiamo pensare di chiudere e riaprire a spot una seconda volta come stiamo facendo, una terza volta come alcuni pensano che succeda a marzo. Perché le attività, perché la nostra vita, perché le nostre città non si accendono e si spengono con un interruttore.
Questa è la realtà delle Non cose. c'è un tasto on-off, diciamo, Presidente. Quindi lei dice dobbiamo convivere, e quindi immagino che anche il suo giudizio sul dibattito in corso, sull'attribuzione di fasce e così via, non sia, del tutto lusinghiero o sbaglio. Assolutamente, anche per due aspetti. Uno, il colore della fascia nella quale tu appartieni non è l'unico. L'unica discriminante, l'unico aspetto che incide sulle tue condizioni. Perché se chi è attorno a te, se chi lavora con te, se i mercati di riferimento per la regione Veneto, dal punto di vista economico, sono i mercati stranieri di Austria e Germania e dal punto di vista nazionale, il mercato della Lombardia, bene, se queste zone sono rosse, come rossa è l'Austria, la Germania e la Lombardia, tu puoi essere giallo, verde o blu, non cambia, vivi comunque la situazione della zona rossa indipendentemente dal colore che hai. Chiedo scusa se ho banalizzato coi colori, ho semplificato, ma probabilmente per il telespettatore risulta più facile capirci. Certo. Cioè, noi subiamo le conseguenze della zona rossa indipendentemente dalla situazione nella quale viviamo. Perché? Perché chi ci sta a fianco è rosso. Certo. Quindi le nostre dinamiche commerciali subiscono queste conseguenze. Tra l'altro, Dopodiché. Presidente, scusi se la interrompo, per dire che a Venezia molti albergatori e anche le associazioni stanno chiedendo di fatto di essere inserite in zona rossa, almeno a livello economico, per avere dei ristori pieni. Questo è il Ecco, su paradosso. questo credo che, esatto, è un paradosso, credo che la soluzione non sia questa. Provo a spiegarmi. Noi dobbiamo considerare i ristori non in base ai colori, non in base alle zone. I ristori vanno calcolati in base alle perdite di fatturato che sono indipendentemente dai settori, perché il turismo di Venezia è in lockdown dal 1º di marzo, indipendentemente dal colore, dalla zona alla quale appartiene Venezia, per il ragionamento che facevo prima, che sono in zona rossa coloro che abitualmente frequentavano Venezia. Per cui se non possono venire i turisti, Venezia può essere di qualsiasi colore. Ecco perché i ristori non devono essere commisurati alle zone, ai colori, ma alle reali perdite di fatturato. Che, e chiudo il ragionamento, vedono a fianco delle imprese, una a fianco all'altra, che hanno dinamiche completamente diverse, cioè in una stessa zona, gialla, arancione o rossa che sia, un'attività, lei ha fatto l'esempio dell'albergo, a fianco ad un'attività di altro tipo, penso a una vendita alimentare, sono nella stessa zona, ma hanno delle dinamiche economiche e commerciali completamente diverse. Una in grande difficoltà, bisognosa di ristori, l'altra no, per cui il ristoro non può essere funzionale alla zona e al colore. Presidente, questa sera il governo torna a riunirsi, in ballo c'è questo decreto ristori ter, la prossima settimana già si parla di un ristori quater. È la direzione giusta? Lei che integrazioni, che correzioni apporterebbe a questo provvedimento? Allora, due passaggi. Uno, che sia trasversale, non limitato ad ambiti geografici, ma per settori. Ci sono alcuni settori, il turismo, la ristorazione, la moda, che sono settori in crisi indipendentemente dalle zone per le dinamiche accadute dal Covid. Lì il ristoro deve seguire le logiche del settore, non le logiche geografiche. Secondo aspetto, il ristoro è una soluzione che permette di superare il problema dell'oggi se è adeguato. Nel nostro caso siamo in presenza, in ragione dei numeri spaventosamente grandi, di ristori comunque inadeguati. Ma se fossero adeguati, non è con i ristori che noi organizziamo, prepariamo, creiamo i presupposti per la ripartenza. Bisogna che ci siano politiche di rilancio
escano dalla logica dei ristori, perché i ristori stanno costando moltissimo, costano troppo, non solo per le tasche del nostro paese, ma anche per le logiche, i contributi a pioggia. I contributi minimi, i ristori che incidono l'1, il 2, il 3% sul fatturato annuo a fronte di perdite che vanno dal 70 al 50%, non hanno nessuna logica. Bisogna stare attenti a non disperdere in questa maniera le poche risorse disponibili e creare già le condizioni perché queste vengano convogliate in piani di rilancio per il paese. Ok, la ringrazio. Messaggio sempre molto chiaro, Presidente. Ovviamente ci teniamo aggiornati anche nel corso di questa giornata perché potrebbero arrivare delle sorprese da parte del CTS. Ormai siamo abituati un po' a tutto, a queste montagne russe, chiamiamole così. La Grazie a ringrazio. voi, ci sentiremo sicuramente. Grazie a Grazie voi. al presidente dell'ASCOM di Treviso, Federico Capraro. E vedo collegato, ecco, perfetto, anche Adriano Barioli. Adriano Barioli che è un fotografo molto molto noto, non solo in provincia di Belluno, ed è portavoce dei fotografi del Veneto. Siamo anche in attesa di collegarci telefonicamente con il senatore Dem Ferrazzi per gli aggiornamenti sul fronte governativo. Ma intanto vengo da lei, Barioli, innanzitutto buongiorno, ben trovato su Antenna 3. Le Buongiorno a chiedo, che tutti. momento è questo per i fotografi del Veneto? Beh, è un momento sicuramente drammatico perché questa crisi ha portato praticamente a un blocco totale, quasi totale delle commesse. Noi dobbiamo considerare la professione del fotografo come una professione con varie sfaccettature. C'è il fotografo matrimonialista, c'è il fotografo industriale. Ci sono fotografi che si occupano di eventi, gli eventi sportivi, per esempio, sono stati completamente cancellati. Ci sono fotografi che lavorano con le fiere. Le stesse fiere sono un indotto per tutti i fotografi industriali. Eliminata la fiera, mancano le commesse da parte delle aziende che avrebbero portato in fiera il loro lavoro. Di conseguenza, conosco diversi fotografi che sono praticamente a zero fatturato quest'anno. Quindi il momento è abbastanza drammatico, diciamo, dai. Immagino, Barioli. Tra l'altro, ecco, la interrompo solo qualche istante perché abbiamo al telefono il senatore Dem Ferrazzi per gli aggiornamenti sul fronte governativo. Senatore, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Eccoci. Che novità ci porta? Sappiamo che c'è questo Consiglio dei Ministri in vista questa sera per il decreto Ristori-Terra, è così? Sì, è previsto questa sera il lavoro è pancia a terra perché a fronte, l'indicazione di fondo è che a fronte delle drammatiche situazioni sanitarie il governo è subito intervenuto con provvedimenti di urgenza con appunto le varie aree, i vari colori e via dicendo. A fronte di questo si è deciso di intervenire immediatamente con gli ristori. Sono gli ristori che sono moltiplicati rispetto a quello che era stato pensato tra marzo e maggio scorso, quindi c'è un aumento dal 100 al 400%, c'è addirittura poi un fondo ulteriore che può essere utilizzato sia nel 2020 che nel 2021 nel caso in cui ci fossero nuove esigenze che dovessero emergere, c'è stata una velocizzazione ulteriore anche dal punto di vista proprio del tempo all'interno del quale questi ristori devono arrivare diciamo, nei conti correnti delle persone fisiche, giuridiche, delle imprese, commercianti, partite IVA. E poi c'è un grande lavoro per un nuovo scostamento di bilancio di circa 20 miliardi che se va ad aggiungere con il nuovo bilancio 2021 di altri 40 miliardi vuol dire che porta il totale diciamo, dell'impegno dello Stato 2020-2021 a circa 160-170 miliardi, una cifra sinceramente mai vista nella storia della nostra Repubblica, ma d'altro canto siamo in una situazione di totale emergenza. Senatore, le chiedo anche un aggiornamento sul fronte del CTS. Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che riconferma le misure restrittive per sei regioni. Il Veneto in quale direzione sta andando? Lei ha notizie di prima mano?
Ma guardi, qui, cioè, la risposta a queste domande non la sa nessuno, nel senso che di volta in volta è stata decisa nel tavolo di concertazione tra governo, regioni e enti locali di seguire dei parametri, in modo tale da togliere le decisioni ad ale politico, pressioni improprie e ancorarle esattamente solamente alla situazione sanitaria nel territorio. Ora, la situazione sanitaria, grazie a Dio, anche per gli interventi che sono stati messi in atto, sta migliorando in tutto il territorio nazionale. Anche nelle zone, diciamo, più rosse, l'RT, cioè l'indice di contagio, sembra stia diminuendo ormai da qualche giorno. E questo certamente è un buon segnale. Il Veneto è area gialla, anche perché c'è un sistema, diciamo, sanitario che regge, e quindi anche questo elemento ha portato a questa definizione di colore. Io spero che la responsabilità da parte di tutti, anche di noi veneti, sia tali da mantenere quel comportamento adeguato che stiamo mantenendo in questi giorni e che ci consenta di passare indenni nei confronti di nuovi colori, perché è del tutto evidente che nuovi lockdown sono a volte purtroppo necessari dal punto di vista sanitario, ma nel breve periodo e anche nel medio periodo dal punto di vista economico sono deleteri. Io mi sono battuto perché questo non accadesse, speriamo di poterlo dire anche nei prossimi giorni. Senatore, solo un flash, so che è stato approvato al Senato un suo emendamento molto importante che ha anche dei risvolti per l'economia, la filiera green in Veneto, ce lo vuole illustrare in 30 secondi, le chiedo questa cortesia, grazie. Sì, è un emendamento, sono due emendamenti di vero, due importanti leggi. Il primo è sulle bottiglie PET. Le bottiglie PET, che hanno un particolare tipo di plastica, sono quelle in assoluto più utilizzate a livello mondiale. In Europa ne usiamo 115 miliardi all'anno, per essere chiari. Quasi tutte le nostre punte vendite sono lì. E c'era una legge folle nel nostro paese che diceva sì, tu puoi farle riciclate, però devi usare almeno il 50% di materia vergine. Una marchettona, l'impresa della chimica e del petrolio. Dopo una dura battaglia abbiamo tolto questo vincolo assurdo, quindi adesso è possibile fare bottiglie riciclate al PET al 100% con grande agio dell'ambiente e anche del sistema produttivo della nostra regione. Un secondo emendamento, forse ancora più importante, è che finalmente dal prossimo anno verranno vietate i prodotti di plastica monouso nel nostro paese, quindi sono le forchette, sono i bicchieri, sono le stoviglie, sono i piatti di plastica, cotton fioc, eccetera, ma io ho voluto inserire un elemento essenziale. Sono invece consentiti e saranno anche sostenuti tutti quei prodotti in plastica, appunto, biodegradabile, compostabile e con crescente utilizzo di plastica riciclabile. Questo è il modo migliore per creare un bene per il nostro ambiente, per le nostre future generazioni e anche per incentivare quelle filiere del riciclo economico, produttivo, industriale che vede il nostro paese alfiere a livello europeo. Grazie senatore, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Torniamo su Adriano Barioli, portavoce dei fotografi del Veneto, che ci diceva per l'appunto è un periodo difficile, drammatico. Barioli, si va verso questo decreto ristori ter. Voi come fotografi avevate protestato anche dopo il primo decreto ristori e parte delle vostre rivendicazioni erano state anche poi prese in considerazione per il ristori bis. Basta così o ci devono essere dei miglioramenti? Allora, sicuramente il decreto ristori, per quanto riguarda perlomeno la nostra professione, avrebbe bisogno di qualche ritocchino. Bene che si sia riusciti a portare la nostra voce e far sì che anche nel ristoro bis sia stata integrata la professione del fotografo, però purtroppo, per come viene calcolato, non tiene conto della realtà della nostra professione. Andare a fare il calcolo su un fatturato del mese di aprile non porta a dei buoni risultati per quanto ci riguarda, perché la nostra professione è una professione spalmata nell'anno per quanto riguarda il fatturato e le commesse, e quanto successo ha portato a un calo o una cancellazione di tutte le commesse per il 2020 e non c'è neanche una gran luce per il 2021. Quindi diciamo che basare il ristoro su quanto fatturato ad aprile non è stato il massimo per noi. Comunque ben venga che si sia riusciti a portare questa voce al governo
e che mi dà speranza nel pensare che potremmo provare a portare ulteriori proposte per cercare di tarare il tiro. Il quali, momento è per difficile esempio, per tutti. Barioli, quali proposte? So che ce n'è una molto interessante in ballo, ne parlavamo ieri. Allora, qui ci stiamo ancora lavorando come CNA e si ragionava, per esempio, per quanto riguarda il comparto matrimonialisti, di riuscire ad arrivare a un'intesa con il governo per proporre degli sgravi fiscali alle coppie che intendono sposarsi e che possono così accedere a dei rimborsi relativi a tutto l'indotto del costo del loro matrimonio, partendo dalla ristorazione, arrivando al fotografo, al musicista. Questa è una delle proposte che vorremmo mettere sul tavolo, almeno per andare a compensare le perdite per una parte della categoria dei fotografi. Assolutamente, questa è una proposta molto, molto concreta e operativa. E le chiedo anche un'ultimissima cosa, lei è un fotografo bellunese, molto, molto noto, sì. Segue anche gli eventi sportivi. Questo sì. È l'anno dei mondiali di Cortina, come la vede? Mancano 90 giorni. Allora, mancano troppi pochi giorni perché la manifestazione possa avere il successo che merita. È un bene per lo sport e per il futuro il fatto che questi mondiali vengano effettuati, però è un'ennesima occasione persa, secondo me, per il nostro territorio. Perché se si effettueranno le gare alle condizioni attuali, non ci sarà pubblico, non ci sarà indotto e quindi quella che poteva essere un'occasione di crescita o ricrescita economica per il bellunese andrà a diventare semplicemente una bella apparizione televisiva che non andrà ad incrementare l'economia locale, purtroppo. Questo mi rammarica molto. E questo sì, diciamo che questo è un problema, nel senso sono mondiali attesi da anni e purtroppo sì. Comunque saranno sotto forma ridotta e questo è un peccato. Sì, sicuramente ormai è certo che sarà così. Barioli, la ringrazio per questa sua testimonianza, per il messaggio e anche proprio per la proposta concreta e operativa. Adriano Barioli, portavoce dei fotografi del Veneto, buona giornata, a presto. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, ritorniamo in diretta con la CGIL del Veneto, con Cristian Ferrari, il segretario generale. A dopo. Di nuovo in studio, ma prima di andare a Marghera con il consueto punto stampa di Zaia, continuiamo a parlare di lavoro, di economia. Lo facciamo con Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto. Buongiorno, ben trovato Ferrari. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Si parla di una tregua per il Natale, potrebbe esserci un allentamento delle misure da parte del governo, è la direzione giusta questa, Ferrari? No, io penso che la direzione giusta sia quella di contrastare con rigore e portare avanti la strategia di contenimento del virus. Non lo so se tra qualche settimana ci saranno le condizioni per pensare ad allentamenti. Certamente la priorità è quella di contenere la pandemia. Insomma, ormai dovremmo tutti aver imparato che l'emergenza sanitaria e anche l'emergenza economica non sono in contrapposizione, ma sono anzi profondamente intrecciate tra loro. Quanto più efficacemente, quanto più rigorosamente riusciremo a contenere il contagio e a non farlo andare fuori controllo, tanto più noi saremo in grado di far ripartire la nostra economia con forza e con efficacia. Illudersi che di considerare soltanto l'aspetto economico rischia poi di farci pagare un prezzo salatissimo, non solo in termini di morti, non solo in termini di contagi, di pressione sulle strutture sanitarie, ma penso anche in termini di provvedimenti ancor più restrittivi per l'economia. E la scorsa settimana abbiamo assistito, Ferrari, a una serie di sit-in della triplice CGIL, CISL e UIL davanti agli ospedali del Veneto. Com'è la situazione degli operatori della sanità e quali le vostre richieste?
La situazione è particolarmente difficile, vorrei usare l'aggettivo anche drammatica in alcuni casi. La seconda ondata, con la sua violenza con cui insomma, ha intasato le strutture sanitarie, i numeri li vediamo scorrere sotto gli occhi ogni giorno, gli ultimi a disposizione, quelli di ieri, sono particolarmente preoccupanti. Siamo nel pieno di una seconda ondata che sta mettendo a grande, grande rischio la tenuta stessa delle nostre strutture sanitarie. E quindi da questo punto di vista per noi le priorità sono quelle che abbiamo rappresentato anche all'assessore Lanzarin, una misura straordinaria per rafforzare gli organici. Ci sono dei concorsi che sono aperti, vanno completati il prima possibile e vanno utilizzati tutti i candidati che risulteranno idonei da quelle graduatorie, penso in particolar modo quella degli infermieri. Vanno poi messe in campo delle iniziative per mettere in sicurezza le nostre case di riposo, che sono un punto debolissimo e in questo caso qui non si può pensare di lasciarle da sole perché non sono in grado di gestire questa situazione straordinaria, ma serve un forte supporto da parte delle ASL. E poi vanno messi in campo altre misure che servono per garantire la tenuta del nostro sistema sociosanitario, a cominciare dalla sicurezza di chi vi opera direttamente, e in questo sta anche la nostra posizione che abbiamo reso nota anche nelle ore scorse, ribadita. Penso ad esempio al sistema di screening che dobbiamo garantire nella sua massima affidabilità attraverso i molecolari, perché se mettiamo a rischio la salute degli operatori, dei medici, degli infermieri, conseguentemente mettiamo a rischio anche questa tenuta. Quindi è un momento molto difficile, serve uno sforzo straordinario. E Ferrari, poi c'è la questione dei licenziamenti, c'è probabilmente un'ulteriore proroga annunciata dal ministro Catalfo alla cosiddetta moratoria dei licenziamenti. È la strada giusta, ma soprattutto viviamo in una sorta di bolla. Dopo, quando sarà possibile licenziare, che cosa succederà? Come dobbiamo regolarci? Ah, è la strada è assolutamente giusta. Come lei sa, noi abbiamo fatto una lunga battaglia per rivendicare e poi alla fine ottenere dei provvedimenti indispensabili di protezione del lavoro. Siamo di fronte a una caduta dell'economia senza precedenti, siamo di fronte ad un'emergenza sanitaria senza precedenti. Ci mancava solo che a tutto ciò sommassimo i licenziamenti di massa e senza rete di centinaia di migliaia di persone. Guardi, nel Veneto noi abbiamo calcolato che senza questi provvedimenti, ed è un calcolo fatto per difetto, prudenziale, noi avremmo oggi qualcosa come 100.000 lavoratori e lavoratrici in mezzo a una strada. Quindi questi provvedimenti, altro che sussidistan, altro che assistenzialismo, sono indispensabili per proteggere i posti di lavoro, per garantire la continuità della nostra capacità produttiva e per evitare un tracollo dell'economia e del lavoro ancor più drammatico di quello che abbiamo visto, che avrebbe compromesso sul nascere anche la possibilità stessa di ripartire. È chiaro che non basta, non può durare all'infinito, ma ci serve per prendere il tempo necessario per far ripartire l'economia con gli investimenti e le altre misure che sappiamo e quindi cercare di ridurre al massimo il danno, che sarà comunque inevitabile, di questa stagione così difficile. Anche per questo, immagino, lei chieda un'accelerazione sul fronte del recovery fund. Non c'è dubbio, l'abbiamo ribadito in tutte le salse anche al governo, ci aspettiamo un confronto anche nella fase preventiva di definizione dei progetti e degli obiettivi, abbiamo bisogno di capitalizzare il prima possibile questa straordinaria occasione anche in termini di dimensioni di risorse, ci preoccupa molto l'andamento della discussione europea, il veto in particolare dei paesi sovranisti che sta non solo bloccando ma allungando i tempi e noi tempo non ne abbiamo, dobbiamo mettere in campo e rendere esigibili il prima possibile queste risorse. Il CTS si sta svolgendo proprio in queste ore, adesso sta arrivando Zaia. Le chiedo però brevemente, è bene restare in fascia gialla? Cosa si augura per il Veneto? Ah, io mi auguro per il Veneto che vengano assunte le misure di salute pubblica adeguate alla situazione del Veneto. Qui non è che si può fare le curve con i colori distinti e fare i tifosi. Qui c'è da lavorare, da contenere il contagio e da augurarsi che le politiche messe in campo, i provvedimenti, le misure restrittive diano il loro risultato e ci permettano gradualmente, man mano, però alla luce della realtà e delle condizioni oggettive, di poter allentare.
non servono fughe in avanti, sarebbero soltanto un'illusione perché poi le ripagheremo ancora più care. E le chiedo un'ultimissima battuta, Ferrari. C'è il rischio di contrapporre i lavoratori pubblici contro i lavoratori privati, partite IVA? È sempre più evidente questa guerra, tutto sommato, sotterranea. Qui il ruolo del sindacato diventa importantissimo. Sono assolutamente d'accordo, questo è un rischio che va assolutamente affrontato. No alla logica della guerra tra poveri, tra gli ultimi e i penultimi, che poi nasconde i veri privilegi, le vere rendite di posizione. Serve in questa stagione includere con misure che tutelino tutti, come abbiamo fatto a partire dai ristori anche per il lavoro autonomo, le imprese, la cassa integrazione per tutti, anche i precari. Noi abbiamo bisogno di avviare una stagione di diritti universali che proteggano tutti quanti. Nessuno deve essere lasciato solo, penso sia il messaggio migliore da contrapporre a chi invece gioca e butta, diciamo così, il cerino in mezzo alla benzina nella contrapposizione, nella divisione nel campo del mondo del lavoro, inteso in senso lato. Questo è il nostro impegno. Le chiedo, Ferrari, come si posiziona la CGIL nel dibattito spesso furente tra Stato e Regioni? Questa è una bella discussione. Io penso che questa crisi abbia fatto emergere tutti i limiti di un'esperienza del regionalismo italiano, che è un'esperienza importante, che non va buttata via, ma che ha avuto anche dei tratti degenerativi. Noi abbiamo bisogno di decentrare poteri, funzioni, avvicinarli ai cittadini, ma non abbiamo bisogno di 20 staterelli, ciascuno l'un contro l'altro armato, e che fanno molto spesso da controcanto continuo rispetto alle decisioni nazionali. Questo è un momento in cui serve, non perché si è centralisti, ma perché una pandemia, una crisi economica di questa dimensione non la puoi affrontare con logiche locali, la devi affrontare con una strategia nazionale. Io penso che sia anche questa insufficiente, perché serve darsi una strategia europea. Quindi bene il protagonismo dei territori, ma inseriti dentro un contesto, una strategia che guardi all'Europa, perché soltanto in quel modo noi possiamo superare i problemi che ci troviamo di fronte. E il problema principale qual è, Ferrari? Il problema principale oggi è tutelare la salute delle persone e superare quanto prima la pandemia. Il secondo problema, legato, come dicevo all'inizio, è affrontare una crisi economica devastante, che deve essere però l'occasione anche per cambiare il modello di sviluppo. Questo è il tema. Riconversione ecologica, rivoluzione digitale, riduzione delle disuguaglianze devono essere i tre assi su cui ricostruire l'Italia del futuro. E per il Veneto ha una specificità da questo punto di vista, ha una fragilità. Sì, il Veneto ha una specializzazione produttiva che gli sta facendo pagare un prezzo, se possibile, anche più alto rispetto alla media europea. Sono colpiti settori fondamentali che erano i motori della nostra economia, come il turismo, con tutto l'indotto, come l'export, che insieme facevano il 50%. E per il Veneto vale lo stesso discorso. Non possiamo illuderci di passare la nottata e risvegliarci al modello Veneto del 21 febbraio scorso. Dobbiamo pensare e costruire insieme, istituzioni, regioni, parti sociali, un nuovo modello Veneto innovativo che parta dagli assi che citavo prima. Per il Veneto vale ancora di più. Ferrari, grazie davvero, grazie mille a Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, e noi ci colleghiamo con Marghera. Direi di passare subito al bollettino. Totale tamponi 2.640.000. 7.34. Tamponi rapidi 703.000, 6.63. I positivi sono 116.000, 156, più 3.468. In isolamento abbiamo 38.655 persone, i ricoverati sono 2.294, più 52, e le terapie intensive 2.86, meno 10.
I dimessi 6.147 più 95. Totale dei morti 3.123. Guardate, nelle considerazioni 66 morti in più nelle ultime 24 ore. Nelle considerazioni che abbiamo fatto stamattina, nelle riunioni che abbiamo avuto, in particolar modo quella con i direttori generali, ne viene fuori su una sostanziale tenuta sul fronte delle terapie intensive, vedete, se non con qualche criticità nel veronese. Terapia intensiva non meno 10 oggi, per carità, sarà pure un dato anomalo, però è pur vero che il trend non è quello di forte crescita, ma un trend di una leggera crescita, addirittura con dei giorni come quello di oggi dove abbiamo un meno 10. Tant'è vero che le fasce guadagnate come criticità, voi sapete che noi abbiamo le 5 fasce, vengono ovviamente toccate per gli aspetti dei ricoveri e non delle terapie intensive. Diciamo che l'elemento di governo, il tracciante, definiamolo così, nella prima fase, quella di febbraio 2020, era rappresentata da terapia intensiva, non si discuteva, cioè terapia intensiva dettava legge, tant'è vero che noi dopo un mese avevamo già 356 terapie intensive attivate. Oggi vedete che ancora non siamo alle 300. Queste curve hanno andamenti di 3-4 mesi, quindi si va dai 90 ai 120 giorni, nei casi, diciamo, dove c'è stata più tenuta dell'andamento della gaussiana, della curva campana classica, no? L'inizio, l'impennarsi delle curve, della curva rispetto alle terapie intensive piuttosto che ai contagiati, e poi giù. E abbiamo in area critica, in area 5 abbiamo delle realtà che ci sono entrate, tipo ad esempio una è Treviso, ma non solo, Verona è un'altra, però comunque con una sostanziale tenuta del sistema, nel senso che per noi sostanziale tenuta del sistema, ve lo voglio sottolineare, non significa solo gestione dei Covid, anche una gestione parallela di quegli 8.000 pazienti non Covid. Quindi fondamentalmente oggi siamo nella condizione di dire di avere una situazione sotto controllo. Ringrazio veramente di cuore tutti gli operatori, perché sono chiamati a sforzi assolutamente importanti. Prova sia, insomma, che abbiamo le terapie intensive sicuramente interessate sotto pressione, anche perché vi ricordo che a differenza della prima fase, ve l'ho detto anche ieri, non avendo un lockdown totale, noi abbiamo anche i politraumatizzati, abbiamo gli incidenti che pesano sulle terapie intensive, e quindi verosimilmente oggi abbiamo almeno 600 persone in terapia intensiva in Veneto, cosa che mediamente non abbiamo mai, perché ne abbiamo mediamente 300. Vi ricordo che le terapie di base del Veneto sono 494, o meglio erano 494, perché anche dismettendo, diciamo, quelle dedicate ai Covid estremi, comunque ne resteranno molte di più di terapie intensive ordinarie. E abbiamo sicuramente anche da ringraziare tutti coloro che si occupano della degenza dell'area non critica. È una degenza che parla di malattie infettive, che parla di subintensive, che parla di medicine, soprattutto di pneumologia, dove abbiamo un sacco di pazienti. Se c'è un dato che si può evidenziare è quello che le prese in carico nelle terapie intensive hanno visto un innalzamento dell'età degli over 70, e questo innalzamento dell'età ci fa ovviamente pensare, verosimilmente da un punto di vista clinico, che la durata della permanenza nelle terapie intensive sarà un po' più importante. Questo ci permetterà purtroppo di non ci permetterà purtroppo di avere turnover più rapidi nel carico e scarico delle terapie intensive. Sostanzialmente, se oggi dovesse descrivere la situazione, il venerdì è il giorno dei colori, no? Il giorno dell'arcobaleno, e io dico che per noi, per i numeri che abbiamo, per la sensazione che abbiamo e per il clima di gestione
il polso della gestione che abbiamo, per noi non è cambiato nulla rispetto all'altro venerdì. Poi non so l'algoritmo come giri, però dire che sia peggiorata la situazione rispetto alla scorsa settimana, decisamente no. A noi risulta anche che il nostro RT, da calcoli nostri in casa, siamo rispettosi dei calcoli che faranno con l'RT, con il cervellone, sia di un RT che comunque sia anche sensibilmente calato. Guardate, l'RT è una roba infernale, perché poi è legato a molti fattori che spesso, pensate solo al tema dei tamponi, no? Noi facciamo una marea di tamponi e quindi abbiamo la possibilità anche di dire che anche in questa occasione non sarebbe male che finalmente ci fosse la sommatoria tra tamponi rapidi e molecolari, e questo per noi è fondamentale. Ho parlato due o tre volte anche ieri con il professor Silvio Brusaferro di ISS, ho avuto incontro importante ieri con i colleghi presidenti alla presenza sempre del professor Brusaferro, ma soprattutto del ministro Speranza e del ministro Boccia. Abbiamo parlato ovviamente di un sacco di argomenti, tra i quali anche di questi temi dei tamponi, e direi insomma che si sta facendo un bel lavoro, quindi grazie a tutti quelli che stanno lavorando. I cittadini hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di certezze. Di certo una certezza ce l'abbiamo in Veneto, la macchina della sanità sta rispondendo bene. E io l'altra volta ho detto, consideriamola un'esercitazione, è un'esercitazione pesante, ma è un'esercitazione. Volevo ricordarvi che è stato fatto un bel lavoro da parte degli MMC, e in particolar modo voglio dirvi che dei 3.150, poi vi darò una bella tabella che mi ha preparato l'assessore Lanzarin, dei 3.150 medici di base che... 3.007 medici di base, dei 3.007, 1.618 fanno tamponi. Quindi non era proprio un'eresia pensare che si potesse fare un bel accordo e un bel percorso con i medici di base. No, lo dico perché quando iniziai a parlarne, in tempi non sospetti, sembrava quasi blasfemo. Oggi quasi il 59% dei medici di base fa tamponi e ne fa giornalmente 2.319. Nelle diverse modalità, drive-in, presso l'ambulatorio, presso strutture comunali, però li fanno, e quindi ringrazio i medici di base per aver ovviamente affrontato questo tema, che è un tema per noi importante, è un tema che ci permette di trovare ancora positivi, di fare screening, fare tracciamento, ma soprattutto voglio dirvi di aver dimostrato che il network territoriale da qui da noi funziona. Voi sapete che l'accordo funziona in questa maniera, allora, lo dico a tutti, no? Perché c'è sempre questa storia, c'è anche l'altro giorno una lettera, ma lei non doveva obbligare, cioè io non ho obbligato nessuno. Voglio ricordarvi che i medici di base stanno facendo questa attività perché hanno deciso di firmare un accordo, modificare il loro contratto nazionale. È come se Landini andasse a firmare l'accordo per i metalmeccanici e poi qualcuno andasse dal padrone della fabbrica, dall'imprenditore, a dire ma tu non puoi fargli fare queste ore giornaliere di lavoro o non puoi applicare questo massimale. Scusate, ha firmato un accordo nazionale, cosa volete che vi dica? E l'accordo prevede 18 euro a tampone, per ogni tampone che il medico di base fa, e 12 euro se lo fa fuori dal suo ambulatorio. In più prevede, in virtù di un accordo anche regionale, indennità per l'infermiere, e i dispositivi, ovviamente mascherine, guanti, camice, tutte ste robe sono ovviamente anche queste comprese nell'accordo a carico del pubblico. Quell'accordo nazionale, che è di circa 30 milioni di euro, è stato fatto con i soldi delle regioni, non dello Stato, perché ho visto che c'è un po' di confusione su questo tema, con i soldi delle regioni,
È un accordo che, dove si è pescato dal budget delle regioni, però se voi fate, e questo è un accordo che ha fatto il ministro ovviamente, no? Se voi fate un calcolo veloce ne viene fuori che più o meno questo accordo garantisce ad ogni medico di base italiano la possibilità di avere 30 tamponi, una trentina di tamponi. Cioè vuol dire che fatti 30 tamponi è finito il budget. Allora, noi abbiamo già stanziato un paio di milioni di euro per dare altri 100.000 tamponi ai nostri medici di base, per riuscire ad esaurire almeno questa fase fino a dicembre. Dopodiché, vi dico in tutta sincerità, noi non abbiamo forza per andare avanti a 18 euro a tampone, lo sanno già, troveremo un altro accordo. Penso che loro siano fondamentali in questa partita, anche perché se andiamo a regime, ogni mutuato potrà tranquillamente rivolgersi al suo medico di base. Non sono pochi il 59% dei medici che fanno tamponi. Cioè vuol dire che chi ha un problema sente il suo medico e ha una possibilità su due di avere un medico che dice faccio me il tampone, te lo faccio io. A questo punto dobbiamo fargli trovare il tampone al medico. Considerate che anche il tampone viene dato da noi, c'è anche il hardware, lo steco col reattivo e tutto. Quindi il medico presta l'opera, cioè presta l'opera professionale di eseguire il tampone e di verificarne la positività. Stiamo andando avanti e chiudo col tema dei veterinari, mi attendo una risposta dal governo, farà sorridere, però come si dice, c'è un vecchio detto che dice in guerra, cioè adesso evitiamo di citare le guerre, cioè noi come si può dire, non andiamo allo scambio di prigionieri, sappiamo che nelle emergenze, no? Bisogna approfittare di tutte le opportunità e penso che il tema dei tamponi in un paese dove si complica tutto, l'ho ricordato anche in altre occasioni, no? Pensate che una volta l'iniezione, una volta chi la faceva? Adesso ci saranno tutte le categorie che mi denunceranno e scriveranno domani mattina. Una volta l'iniezione chi la faceva? Il vicino di casa. Vi ricordate la siringa di vetro? Quel contenitore di acciaio che si faceva bollire. Adesso i ragazzi diranno: cosa sta parlando questo qua? Boh, ma perché voglio dirvi questo? Perché comunque c'era una forma di solidarietà sociale, no? Adesso per fare un'iniezione fra un fiacco e una laurea. Così funziona. Ma dico, se fossimo in uno scenario di catastrofe totale, secondo voi possiamo stare lì a chiedere l'abilitazione? Allora dico, ci sono dei modelli gestionali che possono essere rispettosi della sicurezza, rispettosi delle qualifiche, ma che possono anche pensare, ad esempio, che rispetto al fatto della manovra del tampone si possa fare dopo un addestramento a molto personale sanitario, ad esempio. Quindi per questo io mi sono permesso di dire valutiamo i veterinari. E abbiamo scritto anche per i dentisti. Cioè non è che siamo di fronte a delle persone che sono avulse da questo mondo, sono persone che peraltro per i loro pazienti fanno i tamponi. E per me è fondamentale dire che bisogna fare rete e far squadra. Noi Veneti abbiamo sempre vinto le battaglie perché abbiamo fatto squadra. E questo è un modo di far squadra, non di sminuire le professionalità, figuriamoci. I medici sono i medici, i veterinari sono i veterinari. Però nel momento dell'emergenza io non dimenticherò mai che nella prima fase ci sono stati ospedali in giro per l'Italia che arruolavano anche gli oculisti per seguire i pazienti Covid. Inutile che facciamo finta di non saperlo. E ci sono anche oggi, in questo momento, spot in televisione per l'arruolamento di medici a prescindere. Vi ricordate i dibattiti che facevano contro di noi perché noi dicevamo male? Magari il medico è già laureato, per cui valutiamolo come medico. No, ma ci vuole l'abilitazione, ma la specializzazione. Certo, ci vuole tutto, ma possiamo dire che è un medico oppure no? È un medico, infatti può fare le guardie mediche, anche se non è specializzato. E allora vuol dire che è un medico laureato in medicina e chirurgia. Mi ricordo quell'estate il dibattito che sembrava blasfemia, come bestemmiare in chiesa, ma poi alla fine abbiamo avuto ragione anche su quel fronte. Io non aggiungo altro, ragazzi. Se avete domande. Lanzar, Giacomuzzo, Marchiori.
vuole, sarà su. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Può spiegare bene cosa è successo ieri nell'incontro con i governatori e i due ministri a proposito dei ristori per le regioni che hanno introdotto ordinanze e quindi ulteriori prescrizioni rispetto a quelle introdotte dal governo? Ma sai, io ho sostanzialmente portato sia in maniera formale ieri che informale nei giorni precedenti l'istanza dei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi che non sono provvedimenti governativi. Voi ricordate che è stato detto fin dal primo giorno, presentando il decreto legge che prevedeva la possibilità per il governatore di adottare provvedimenti restrittivi, mi ricordo le parole del Presidente del Consiglio, che diceva comunque saranno accompagnati da misure di sostegno, di ristoro. Questa fu la frase, no? Ma questa è sempre stata l'intesa. Non avendo mai avuto dubbio su questo, e non essendo nella prima fase nella quale comunque intanto facevamo e dopo vedevamo, io ho sempre dato per scontato che ogni azione restrittiva fatta ad esempio dal sottoscritto, dal collega Bonaccini, dal collega Fedriga, dal collega Marsiglio, dal collega Fontana, dal collega del Piemonte, non mi... Cirio. Grazie Cirio, scusate. È ovvio che non essendo provvedimenti nazionali, ma sono tutti d'intesa col Ministro della Salute, è giusto che abbiano la copertura. Ieri il Governo ha rassicurato sul fatto che comunque le coperture ci saranno di natura finanziaria, è giusto che i ristori ci siano. La nostra ordinanza a livello regionale pesa sul fatto, ad esempio, che i negozi sono chiusi fine settimana, scusatemi, sono chiusi la domenica. E poi ci sono le medie strutture di vendita che sono chiuse il sabato e la domenica, perché il governo aveva chiuso col DPCM solo i centri commerciali. Penso che qui sia doveroso che ci sia un ristoro. Poi mi è stato detto, ma sai, difficile poi calcolarlo perché un giorno, vabbè, farete quello che fate per tutti, lo dividerete per 30 e lo moltiplicate per 1. Cioè, non è che se sono due giorni lo moltiplicherete per 2, cioè... Questa è la formula più banale, poi ce ne sono altre 100.000 magari più intelligenti di quella banale, ma comunque la rassicurazione ci è stata data formalmente. E c'è anche una quantificazione? No. Che potrebbero essere? No, nel senso che immagino lo faranno sempre con la modalità Agenzia delle Entrate, IBAN, però sapete, non avendo noi il governo di quella parte di infrastruttura diciamo pubblica, non ve lo so dire. Però guardate, ieri non c'è stato la minima ombra di dubbio di accogliere questa istanza. Sempre a proposito dei ristori, alcune regioni hanno approvato dei provvedimenti, delle delibere, penso alla Lombardia oppure anche alla Liguria, che ha previsto un bonus spesa, degli sconti per gli anziani che vanno a fare la spesa in determinate fasce orarie, o addirittura il taxi gratis per gli anziani in modo da evitare gli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico. Il Veneto ha in mente qualche provvedimento di questo genere? Al momento no. Al momento no, perché vogliamo che se facciamo interventi non siano sperequativi, nel senso che bisogna che siano rispettosi di tutti i cittadini. E dall'altro ricordo che siamo l'unica regione che non applica tasse, cioè noi non preleviamo ogni anno 1.179 milioni di euro dalle tasche dei veneti. E a volte mi chiama qualcuno e dice, no, ma sai, quella regione ha messo 2 milioni sull'abbattimento di bolli auto. Sì, noi non ne preleviamo 1.170 dalle tasche di veneti, che più o meno hanno tutti un'auto, fai conto, metto i 2 milioni o non prelevo i 1.100 milioni. Penso che sia più conveniente per noi cittadini non prelevare tasse. Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Ciao. Per quanto riguarda la fase di allerta 5, quindi parliamo di sanità, due province sono già entrate, il resto della regione che tempi ha per diventare tutta fascia 5 oppure se avete già cominciato a mettervi in preallerta? Ma è variegata la situazione, però devo dire che c'è Rovigo, che è una storia a sé per dire, no? Rovigo, come nella prima fase, forse perché meno metropolitana come area rispetto ad altre aree del Veneto, però è pur vero che il bellunese ha avuto... Allora noi abbiamo dei casi, no?
Il Bellunese, pensate a Auronzo, tanto per citarne uno, o il Comelico, dove abbiamo avuto dei piccoli cluster, no? dei piccoli focolai, diciamo un po' più importanti. Oppure Valdagno, la Valle del Lagno, altra esperienza delle tue zone. Per dire, allora, se è vero che l'area metropolitana è più esposta, perché comunque la movimentazione, le relazioni sociali, i mezzi di trasporto, insomma tutto quello che può creare relazione e trasmissione, dall'altro è pur vero che luoghi isolati stranamente hanno fatto partire dei cluster, però poi magari riguardano le contrade, ad esempio, no? Nella Valle del Lagno le contrade sono state uno degli esempi, perché magari dove c'è meno distanziamento sociale c'è più come si può dire, c'è più comunità, no? Allora Rovigo sarà quella che se c'entra c'entra da ultima, le altre sono tutte un po' in area 4, diciamo precoce, piuttosto che qualcuna area 4 matura, però di area 5, diciamo importante ingresso, sono queste che vi ho detto, no? Tre. Vicenza, sì. Sì, anche, scusate, anche Vicenza con l'area non critica in area 5, appena all'inizio. Questo. Sì, sì. Sì, sì. Solo per l'area non critica. Sempre per l'area non critica. Sì. Beh, questa seconda fase è la fase dei ricoveri non critici, cioè non terapie intensive, però non è che c'è da far festa, cioè vuol dire cure intensive, perché vuol dire essere presenti, terapie importanti, non è un paziente normale il paziente Covid. Per quanto riguarda invece il giallo sui tamponi rapidi e tamponi molecolari, a novità, si continua con il piano sanitario pubblico vostro del fine ottobre, per cui ai sanitari test rapidi e mi segnalavano ieri al paziente che deve entrare in ospedale invece si fa il molecolare, si continua intanto con queste con questo tipo di modalità e per quanto tempo, insomma, lei si aspetta una modifica breve, una risposta breve dal CTS nazionale? Ma guardate, partiamo da un presupposto che l'istanza presentata da illustrissimi professionisti del Veneto, che sono fra l'altro le persone che noi abbiamo scelto come nostri consulenti, è un'istanza assolutamente comprensibile, no? Alla luce di tutto il dibattito che c'è stato, e questo ve l'ho detto anche ieri, nessuna lesa maestà. E va un po' supportata dal punto di vista scientifico, perché poi alla fine sono quattro righe scarne che magari hanno come obiettivo quello di chiedere informazioni, no? di iniziare una valutazione all'interno del CTS, e ci sta fino in fondo. E dico anche che il tema dei tamponi rapidi è un tema ormai solido a livello internazionale. Io non sono uno scienziato, non sono un esperto, ma leggo quello che scrivono gli scienziati, gli esperti. C'è letteratura da vendere, ce n'è tanta di letteratura scientifica sui tamponi rapidi, anche perché li trovi dappertutto. Paesi che fanno tamponi rapidi in maniera importante come noi sono la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia, gli Stati Uniti. Cioè il tampone rapido, per un ovvio motivo, non è solo il tema della praticità, ma è rappresentato dal tema anche di avere subito un esito che ci permette di non attendere 3 o 4 giorni, magari di avere una persona che nel frattempo in attesa si muove, circola. E se poi ci pensate, diciamola fino in fondo, il dibattito dove sta? Sta sul fatto che il tampone rapido parte da un presupposto, da un'affidabilità al 99%, oltre il 90%, ma si va certificata, partendo da un presupposto che oltre un numero di CT, oltre a una carica virale, non si considera più importante l'indagare. E quindi l'affidabilità oltre a quella carica comincia a decrescere. Ciò vuol dire che se tu sei tanto infettante ti becca, man mano discende la tua possibilità di infettare, il tampone rapido comincia ad essere meno affidabile. Ma questo è scritto, non è una scoperta
di qualcuno che va in giro col foglietto. Il punto di riferimento quanti sono? 33 CT, c'è scritto una certificazione, cioè dà un'affidabilità quasi totale come molecolare fino a 33. Uno dice vabbè, e se io ho il virus oltre 33? Il dibattito tra scienziati è che poi comincia a diventare carica virale bassa e comunque pezzi di virus. Detto questo, dall'altra parte, scusami e finisco, c'è un altro aspetto che nessuno mai evidenzia. Prendiamo il Veneto, facciamo un ragionamento. Noi facciamo 53.000 tamponi l'altro giorno, no? 17.000 molecolari, 33.000 quanti erano? 38.000, 39, 36.000 rapidi, una giornata da 3.400 positivi. I 37.000 rapidi si sono portati a casa, ma a farla proprio piccola, almeno 2.500 positivi. Che non avremmo mai trovato. Quanti ne abbiamo persi? 5, 6, 10 per il tema dei CT, dell'affidabilità. Ma ne abbiamo portati a casa 2.500. Perché noi non è che possiamo sostituire tutti i tamponi rapidi con i molecolari. Non ce la facciamo. Io li ho letti tutti i progetti che sono stati presentati. I progetti presentati dicono 350.000 tamponi al giorno in Italia. La ricaduta, ma a regime che funzioni tutto, non ora, la ricaduta per noi sono 2.600-2.700 tamponi. Comunque non beccheremo 2.000 positivi. Questa è una valutazione che mai nessuno fa. Cioè stiamo discutendo dell'eventuale falso negativo per quote basse e non discutiamo del fatto che nel frattempo la rete mi pesca a strascico una montagna di positivi che mai troverei. Questa è una valutazione proprio statistica. Allora, io non sono scienziato, ma la statistica l'ho fatta all'università e questa è una delle regole classiche, cioè è la logica dei numeri, sarà cruda, brutta, ma è così. In sanità pubblica noi interessa raccogliere più positivi possibile, no, star lì. Ovvio che lo scienziato giustamente fa le sue considerazioni che sono più raffinate delle mie. Ma io 2.500 positivi non li troverei mai al giorno. No, no, ma infatti, ma io credo, mi permetto di farvi capire che il fulcro e l'obiettivo della lettera non sia tanto quello dell'invalidare il test come modalità, sì, 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 ma è proprio quello di dire noi che siamo nelle prime linee, che non possiamo permetterci di ammalarci, altrimenti chi ci cura tutti, di ritornare alla modalità precedente che c'era fino a fine ottobre, cioè il molecolare ogni 8 giorni. Ma è giusto, allora, intanto il molecolare, intanto cominciamo col dire una roba, che lo screening negli ospedali l'abbiamo introdotto noi. Vi è chiaro a tutti, prima fase, no, perché adesso qua viene fuori che esaminiamo Gesù Bambino, cioè non è proprio così. No, ma io vorrei ricordarlo però, ma non ai prof che hanno firmato, che hanno tutta la mia stima, ma ve lo dico veramente tutta la mia stima, frato ne ho anche sentiti. Ma siccome qua mi rendo conto che facciamo le robe in maniera virtuosa, dopo viene qualcuno, magari un sindacato, a spiegarci cosa dobbiamo fare. I piani di screening per il personale degli ospedali e dell'RSA lo abbiamo portato noi a marzo e altresì abbiamo deciso che per chi è in prima linea di farlo ogni 7 giorni, non ogni 20 giorni. Sono 60.000 persone dell'RSA e sono 54.000 dipendenti della sanità. Allora, il testo dell'Istituto Superiore della Sanità dice: prima scelta tampone molecolare per lo screening, occhio che le parole hanno un senso in questo mondo, per lo screening del personale sanitario o tampone rapido. Quindi non c'è nulla di improprio. Dopodiché, se qualcuno pone delle altre questioni, è giusto che vengano approfondite, però dico anche che l'ACDC ha dichiarato che per
la lettura in doppio, cioè per la conferma della positività, e diventerà, vedrete, norma a ore anche in Italia, perché sarà inevitabile. Il test antigenico, quando è positivo, tu lo devi fare confermare da un molecolare. Dice sopra 10 di valore non si conferma più, vuol dire che 9 tamponi rapidi su 10 non avranno più la conferma del molecolare. È un valore dell'antigenico. Ma è rapido, ti dà anche la quantità di virus? C'è un valore di calcolo, adesso non fatemelo spiegare, c'è un valore che c'è questo riferimento 10, non sono in grado di spiegarlo, parlo di un parametro, però mi si dice che il parametro vuol dire almeno 9 tamponi su 10. Ma non voglio neanche parlare di queste robe tecniche, dico che questo è il mondo, e anche sul test fai da te, lasciatemelo dire, ve l'ho già detto ieri. Stati Uniti due giorni fa hanno approvato un test fai da te che si chiama Lucira, andatevelo a guardare, Lucira si chiama, faccio pubblicità anche di roba che non so neanche, boh, Lucira, FDA, cioè l'FDA, cioè non sei il club della scopa, tosati, cioè è colei che autorizza i farmaci e i dispositivi per tutti gli Stati Uniti. Il governo italiano, su nostra sollecitazione, ha adottato un mese fa una norma per cui tutti i prodotti che vengono dai paesi G7 non hanno bisogno di validazione in Italia. Allora, vedo un dibattito che a volte sembra lunare su queste innovazioni che noi cerchiamo di portare, tipo il test fai da te. E dall'altro può arrivarmi un container, un cargo di fai da te dagli Stati Uniti, certificati FDA, e iniziano a venderlo. Cioè, allora dopo lamentiamoci perché abbiamo la fuga dei cervelli, perché arriviamo sempre ultimi dappertutto. Cioè, sono stato chiaro, cioè, domani mattina può venire uno con cargo pieno dei fai da te degli Stati Uniti e chiedo di essere smentito. Può venderli perché noi abbiamo una norma in Italia che precisa che l'autorizzato in un paese del G7 va bene per l'Italia. L'abbiamo fatto per evitare, quando avevamo avuto i tamponi rapidi abbiamo dovuto fare le prove, Rigoli fece i famosi 11.000 tamponi, mandò, e si dice ma che senso ha che questi tamponi qua sono già autorizzati in giro per il mondo? E allora ne venne fuori che scelsero solo i paesi G7, quindi esclusero la Cina, esclusero i paesi grandi produttori e rimase il gruppo G7. Questa è la storia. Allora, non esiste il partito dei tamponi rapidi e dei tamponi molecolari. Non è una battaglia tra Guelfi e Ghibellini, tra analogico e digitale, tra Medioevo e Rinascimento. Esiste solo il buon senso di riuscire a dare a curare i cittadini. Io faccio i tamponi rapidi, comunque, che sia chiaro. Io ho in lista Marchiori, Bonet e Salmaso, e Nuovo Terraglio si aggiunge ora. Sì, buongiorno Presidente. Un chiarimento riguardo quanto ha detto prima sull'accordo con i medici di base, ovvero ha detto dalla regione adesso ne arriveranno 100.000, però poi quando termineranno non possiamo più sostenere il costo dei 18 euro eccetera, e che eventualmente si rivedrà l'accordo, ma ci sono già delle idee in quel senso? Sì, sì, guardate, questo non è una sorpresa, con i medici abbiamo già parlato. Quindi abbiamo fatto questo. Sì, sì, abbiamo fatto questo blocco di 100.000. Non escludo che a livello nazionale magari si decida di sostenere questa iniziativa e nulla osta, ma il tema è un tema di bilancio. Cioè, anche perché alcuni hanno detto che arrivano 10 milioni da tamponi. Sono 10 milioni di tamponi, mi ricordo, ma sono 10 milioni per 18 euro, insomma, fate voi, insomma. Sono 180 milioni di euro, per capirci. Ok, poi non è chiara una cosa. All'inizio lei ha detto che il 59% dei medici effettua i tamponi. Se non erro, lei all'inizio aveva detto che tutti i medici dovevano mettersi a disposizione. Forse qui mi è sfuggito qualche passaggio, però i restanti medici che non li fanno? Beh, sicuramente si stanno attrezzando, considerate che stiamo crescendo di giorno dopo giorno, perché alcuni non possono farlo nel loro ambulatorio, quindi attendono l'ufficio comunale, altri hanno chiesto di poter partecipare nei drive-in, altri chiedono di avere magari l'aiuto della protezione civile. Ovvio che guardate che comunque il tema
del medico che non lo fa. Cioè noi lo facciamo consuntivo perché poi vediamo chi li ha fatti e chi non li ha fatti. Ah, ok, quindi chi non lo fa. L'adesione è 92%, chi li fa effettivamente oggi sono 59. Ok, quindi chi non lo sta facendo è perché sta attendendo eventuali. Guardate, non criminalizziamo nessuno, okay. Alla fine faremo una contabilità quando non avremo più il problema del virus. E le carte sono carte e noi sappiamo chi abbiamo dato i tamponi e se sono stati fatti o no. Ma poi lo vediamo nelle prescrizioni da tutto. Ok, va bene. Poi, mentre nel corso della conferenza ci ha scritto un'infermiera di Legnago, lavora in area non critica, lei dice che la situazione da loro non è così sotto controllo perché si trovano ad esempio ad essere 13 infermiere turniste in 5 contagiate, eppure lavorano con tutti i DP del caso, lei scrive siamo tutti bardati, però fanno dei turni massacranti e non reggono il peso, dice manca proprio il personale. Come facciamo? Come la risolviamo? Fare il sindacalista? No, sto riportando quello che dice. No, dicevo... L'ha scritto proprio nel corso della conferenza. No, ma guardate, a Bianchiaro non a caso li ho ringraziati. E questi sono momenti nei quali si va sotto pressione. E purtroppo è così. Lo è anche quando la sera... è un brutto esempio da fare perché la pressione sanitaria e quello che stanno vivendo i nostri sanitari è una roba estrema. Però lo è quando la sera avete chiuso il giornale e arriva, che so... La catastrofe, dovete riscrivere il giornale in pochi minuti e purtroppo la sanità in questo momento è toccato la sanità che c'è questa pressione paurosa, come accade quando arriva un'alluvione che la protezione civile si ritrova per giorni in mezzo all'acqua e non torna a casa, è così, ma noi lo sappiamo, magari avessimo personale da dare, non ce n'è, guardate, ieri l'assessore aveva un numero. Abbiamo tentato anche di contattare delle agenzie che hanno, sembrava, infermieri a partita IVA. Non se ne trovano, non c'è nulla sul mercato. Se ne avete, fatecelo sapere. Ma siamo coscienti del sacrificio che fanno i nostri lavoratori, Va bene, grazie. Poi una domanda per l'assessore Lanzarini. Sì, dopo l'assessore grazie. È a disposizione. Bonet. Sì, una precisazione sempre sui medici di base, quindi quelli che non faranno i tamponi rapidi saranno sanzionati. È scritto nell'accordo. Va bene. Attenzione, scusami Marco, non è una sfida, no? Perché cioè noi siamo chiamati a applicare l'accordo, non l'abbiamo inventate noi ste robe. Lo dico anche a quelli che scrivono, che dicono che noi non obblighiamo nessuno, cioè questo sono stati loro a firmare l'accordo. Peraltro negli interessi di chi lo fa. Va bene. E l'altra cosa invece sul tema dei ristori per le zone gialle plus, la modulazione. Lei ha detto che ieri avete trovato insomma un certo conforto a livello di governo, sì. Però anche a beneficio di chi domani ci legge, cioè ci sono delle tempistiche, si è discusso? Non ne so nulla. Non si sa. Dovrebbero secondo me essere introdotti nel decreto ristori 2, 3, come si chiama? Quello che stanno scrivendo adesso in queste ore, il 3. No, dovrebbero, deve essere introdotto lì. Una norma per cui si vada anche a ristorare diciamo, le azioni restrittive delle regioni. Un'ultima domanda che è più una curiosità. Lei ha detto che oggi ha sentito i componenti del CTS che hanno scritto la lettera. Che cosa le hanno detto? Perché no, ma guardate, io ho un ottimo... Almeno ci riferisce a lei qual è la loro... No, posizione. Io ho un ottimo rapporto con... Fra l'altro sono tutti professionisti che conosco bene. Fra l'altro sono delle star della sanità del Veneto e loro l'idea, ma poi chiedetelo a loro, io non voglio fare il io ne ho dedotto che la loro idea era semplicemente quella di fare un punto della situazione all'interno del CTS, tanto è vero che il CTS è completo, si ritrova poi anche con i rappresentanti della regione. Però io ho anche spiegato che una lettera con quelle firme ha un valore. Ma non c'è nessuna contrapposizione, ma minimamente, tant'è vero che non è... Guarda, io penso che sia ragionevole e umano che ci sia stata
uno possa dire, sentite cosa sta succedendo, no? Insomma, ci sono dei medici, ad esempio, che prescrivono solo tamponi rapidi e solo tamponi molecolari. E sulla base di cosa? È probabilmente una confusione che il legislatore ha mantenuto in piedi. Posso intervenire sull'argomento? Prego. Così poi lo chiudiamo. Lei ha detto, sappiate che io comunque continuo a fare tamponi rapidi, quindi anche ai componenti del CTS e ai propri dipendenti del... No, io ho detto, cioè se fanno a me un tampone faccio rapido, a me personalmente. Dico che noi continuiamo sulla base di evidenze scientifiche in attesa di avere anche delle lucidazioni maggiori e fra l'altro anche di avere ulteriori provvedimenti, perché staranno per uscire a livello nazionale sempre sui tamponi antigenici. I nostri direttori continueranno a portare avanti il piano di sanità pubblica che prevede i tamponi rapidi. Del resto, davanti a qualsiasi obiezione, ricordo che l'ISS dice prima scelta il tampone rapido e il tampone molecolare, oppure, in mancanza, tampone rapido. Quindi non ci saranno al momento no di modalità e tipologie, si continua con il piano? Con il piano sì, in attesa che Roma ci dica qualcosa. Albino Salmaso. Presidente, volevo tornare anch'io sulla questione dei ristori, no, non per essere frainteso, ecco, sì. Ma lei non ha alcuna responsabilità, nel senso che il governo che fissa le cifre, questo... Non siamo come quei cabresi. Benissimo, lo dico in premessa proprio per evitare magari fraintendimenti, che non è il punto della domanda, benissimo. Però lei sa meglio di me che ovviamente i decreti, per come sono stati scritti dal governo, il ristori 1, il ristori 2, ora il ristori 3, che avrà 1,5 miliardi aggiuntivo ai 5,4 già stanziati, prevede purtroppo alcuni interventi modulati, ovviamente per codice Ateco e poi sulla base appunto delle zone gialle, arancioni o rosse. Noi oggi, il nostro giornale La Nuova Venezia, riporta l'opinione dei presidenti, degli albergatori e di altri operatori economici che pretenderebbero addirittura il cambio del rimborso non dalle zone gialle ma sulla base della perdita del fatturato, e questo sarebbe una svolta epocale, direi, per una città come Venezia che è stata disastrata. Ecco, questo ovviamente non è nei suoi poteri, però volevo capire che tipo di interlocuzioni lei ha avuto con il governo, visto ha già risposto a dei colleghi, ma ad esempio se siamo in zona rossa l'IMU viene rinviata, non si paga l'acconto IMU, se siamo in zona rossa viene sospesa l'IRES al 2021. Ecco, ovviamente qui sarebbe una vera beffa che il Veneto, regione più efficiente sotto il profilo sanitario, si trovasse poi penalizzato oltremodo. Quindi, è esattamente quello che ho detto io, ecco, ieri. Esattamente questo, e ti dirò anche di più, che concordo pienamente, perché la formula migliore per ristorare i nostri imprenditori è quella di prendere una media del fatturato, non dico dell'ultimo mese, di un periodo diciamo rappresentativo dell'attività, così evitiamo sempre le solite questioni e discussioni, e si prende la media mensile del fatturato e dopodiché si vede il calo del fatturato, non dico ristorare al 100%, perché poi se tu non apri avrai anche meno costi variabili, no? Perché non hai magari del personale che l'hai messo in cassa integrazione o quant'altro, ma stabilire una quota ragionevole per andare a ristorare il fatturato che è mancato. È esattamente il modello tedesco. I tedeschi hanno fatto così. No, un'altra domanda, poi questa qui speriamo che... Tu, prego, prego. No, sì, certo, se vuoi. Sempre su questo tema, però sono diversi i piani dei ristori, Presidente, certo. Lei lo sa benissimo. Uno è Zaia fa un'ordinanza restrittiva in Veneto e c'è il problema dei negozi chiusi la domenica. La colorazione dell'Italia attribuisce al Veneto la fascia gialla, quindi siamo belli. E c'è per i gialli. E però ci sono, essendo il Veneto la prima, avendo come prima industria il turismo ed essendo stato la regione che aveva 70 milioni di presenze turistiche, ha delle città, soprattutto le città d'arte, Venezia in particolare, che non lavora più perché non ci va più nessuno. Quindi
Siamo in giallo, dicono gli albergatori, quindi non possiamo avere i ristori delle fasce rosse, non c'entriamo con l'ordinanza del Presidente della Regione, ma siamo a catafascio. Questo è un altro tema ancora. Ma io ne ho parlato di questi temi, l'ho posto. Cioè, non, cioè il tema del colore non c'entra nulla con il danno che comunque si subisce. No, però mi consenta, per non essere berlusconiano nell'interlocuzione, ma... Se Venezia paradossalmente fosse zona rossa, questo problema non ce l'avrebbe, cioè è nei potenzialità, nessuno pretende, ecco, nessuno pretende, ecco, che Venezia diventi. Ma più che una disciplina per la città d'arte, direi che deve esserci una disciplina che prescinde dal colore dell'area, e questo è poco ma sicuro. Cioè il danno comunque c'è, cioè non è quando tu chiudi il centro commerciale, lo chiudi nelle aree gialle, lo chiudi nelle aree rosse, lo chiudi in quelle arancioni, però non è che vale di più o di meno. E su questo che risposta ha avuto? Se ha avuto una risposta? Ma è che ci stanno lavorando. Poi sapete, per essere più precisi, dovreste parlare con gli esponenti del governo di questi temi, cioè, certo. Oggettivamente. Io non è che sono nella stanza di bottone. Solo che lei giustamente ha avuto la bella idea di avere ogni giorno un'interlocuzione con noi e quindi noi... No, ma io lo faccio volentieri perché... Poniamo a lei, poi vediamo. Il lavoro che fate voi è unico perché lo vedo dai cittadini che comunque sono informati e questo è fondamentale. Pensate, immaginate per un attimo che in Veneto non si facessero sti punti. Certo. L'ultima domanda, vediamo se... Allora, vaccino... Covid, sì. Qui ci sono opinioni diverse da parte di autorevoli, Crisanti, che ovviamente ormai viene interpellato da voi? No, dal Corriere della Sera, per cui mi chiamo fuori. No, la fonte è sempre fondamentale. Ah, peccatore evitare, il Corriere della Sera. Per evitare di rendere vabbè, importante. Ascolta, la no, no, fa la domanda, dai, fa la domanda. Ovviamente dice che lui a gennaio insomma ha seri dubbi nel fare il vaccino. Poi ovviamente sempre i colleghi hanno intervistato la Viola che dice che invece che è molto contenta di essere tra i primi a sperimentare questo vaccino, quindi come vede anche a Padova, pur lavorando nella stessa università, le opinioni sono diverse. Però resta un tema perché c'è un sondaggio presentato oggi in base al quale pare che il 30% degli italiani abbia proprio il rifiuto del vaccino. Ecco, questo rischia di essere un problema di non facile gestione. Io penso che i medici forse... Ah, guarda, allora, sì, premesso che non c'è la terza via, mi sembra di capire, no? O lo fai o non lo fai, la terza via che cos'è? Ne fai un po' di meno? E allora, personalmente io lo faccio, questo è poco ma sicuro. Però posso... E non ci dice anche quale sceglie? Quello che gli danno. Mi farò uno shaker, cosa volete? Farò shakerati. Ma guardate che alla volta di gennaio noi avremo avremo sulla piazza almeno 6 vaccini. Noi peraltro ci stiamo organizzando. Il vaccino non è obbligatorio. Quindi dico, evitate di scrivermi. Avete capito? Non è obbligatorio. No, dico non a voi. Dico, ogni volta che stiamo nel... Cioè, c'è adesso un motore di ricerca. Tu dici vaccino, parte tutti... Allora, state tranquilli, non volete farlo, fatene a meno. Cioè, il vaccino non è obbligatorio. Però lasciate la libertà di chi vuole farselo, che se lo faccia. Senza avere i commenti vostri che vengono a spiegare che non devono farselo. Allora, il tema è questo. E io rispetto veramente la libertà di pensiero di ognuno. Anche di chi è contro i vaccini. Io ho l'impressione che non si sia valutato un aspetto a livello nazionale, a parte che ho 120 milioni di siringhe, scrivete che ve l'ho detto per la seconda volta. A quanti centesimi? Sì, ma a parte quello, ma dobbiamo trovarle. Cioè bisogna essere pronti con le siringhe quando serviranno, perché se sono due dosi sono due siringhe, due aghi, due batuffoli di cotone, cioè è un casino. A parte questo. Immaginate il mondo, cerchiamo di guardare un po' più avanti, col vaccino. Adesso vi faccio un esempio che poi anche questo dopo vince il Papa Storto. Se c'è la rabbia, tu col cane, se non hai vaccinato, in alcuni paesi non ci vai. Avremo il passaporto sanitario, vedrete che finirà così. Perché oggi ti chiedono il test, domani ti chiederanno il vaccino.
Allora, apriti cielo, Zai ha introdotto il passaporto sanitario. Ma fate quello che volete, vedrete che andrà a finire così. Perché ci chiederanno se sei vaccinato o no. Certo, se non ti sposti. Io non dico non ti sposti, dico che secondo me diventerà un elemento nell'anagrafe sanitaria di ognuno di noi, ci sarà la verifica se uno è stato vaccinato oppure no. Poi, per carità, non sto dicendo che uno deve stare in casa se non è vaccinato, attenzione, sto dicendo che diventerà sicuramente un elemento che non resterà come al solito ignoto. Vedrete, avviso sempre i soliti, non sto proponendo ste robe. Sto dicendo che vedrete che la comunità internazionale si tutelerà col tema del passaporto sanitario. Scusate, abbiamo sentito dire anche ai colleghi governatori che chiudevano le frontiere perché noi portavamo non di altre nazioni, di altre regioni, perché portavamo il virus. Figuratevi nel momento in cui il mondo si aprirà se qualcuno si pone il problema di capire se sei vaccinato o no. Albino, siamo a posto? Sì, sì. Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno. Prima lei ha fatto una cena dall'R con T, però non ha detto a che quota siamo, ha detto un sensibile abbassamento. No, volutamente, perdonami, non l'ho detto. L'ho detto volutamente nel rispetto del CTS, dovrò fare i calcoli oggi. Ah, ok. Sì, per evitare di andare a forzare. Benissimo. Posso garantire che è diminuito. Perfetto, prima era... Anzi, facciamo come quei prestigiatori, lo scrivo su un pezzetto 40, di carta e ve lo do. Il nostro, 1,47 era? No, 1,29 era. 1,29. L'ultima volta era 1,29. Ah, ecco, mi scusi. Poi un'altra cosa, anche lì aveva sorvolato, non so se a caso, non vorrei fare la stessa domanda. Prego. Quando ha parlato dei veterinari, se c'era... Abbiamo fatto domanda al ministro. Ecco. Come per i dentisti, gli odontoiatri, sì. E stiamo aspettando la risposta. Ah. Ne ho anche parlato di persona con il ministro. Benissimo, allora attendiamo. Quindi dirà se il comitato tecnico scientifico autorizza oppure no, pensa che sia utile oppure no. Secondo me sì, però visto che l'ho proposta, però staremo a vedere. Ecco, non vorrei ritornare su questa cosa di tamponi rapidi, eccetera, ma sembra quasi che non si voglia, perché effettivamente, un dato di fatto, insomma, dopo un tot amplificazione abbiamo detto, ridetto con il professor Rigoli, che appunto il virus non poteva essere quantitativamente sufficiente a infettare. Per cui lei che idea si è fatta di questa preclusione che hanno... espresso molti... No, guarda, non hanno espresso una preclusione, hanno posto una questione che secondo me è ragionevole che sia posta in un paese nel quale ancora non si è fatta totale chiarezza, perché davanti a un dibattito che comunque continua da un mese, io penso che sia doveroso che la sanità pubblica dica, faccia come Colombo, ha detto non sapete mettere in piedi l'uovo, farlo stare in piedi, puff, ha fatto, l'ha messo in piedi. Cioè, quindi è fondamentale che la sanità pubblica, il Ministero della Salute, in maniera inequivocabile, chiarisca una volta per tutte questa questione, anche perché di letteratura scientifica ce n'è quintali. Immaginate solo che oggi, cioè, le aziende vengono solo a proporre tamponi rapidi. Certo, anche perché nel frattempo se uno deve aspettare 2 giorni, 3 giorni, anche di può più, succedere mi risulta. Tutto in quel periodo. E per cui infettare, cioè, va sì, bene. Sì. Però guarda, è eclatante secondo me, non perché l'ho detto io, l'esempio che vi ho fatto di quanti positivi perderemo ogni giorno, e nessuno ha mai valutato sta roba. Noi invece, che siamo quelli dei numeri, diciamo beh, lavoreremo anche di meno, perché se facciamo solo tamponi molecolari torniamo in una, come si dice, in una routine che è diversa. Certo. Avremo un po' di crisi all'inizio perché abbiamo ancora tanta massa e pian piano si ridurrà perché sarà, si proporzionerà. Ah beh, le scuole, cioè, nelle scuole entriamo fra l'altro con la macchinetta, quindi entriamo con l'intelligenza artificiale nel fare i tamponi, cioè, andiamo ancora più veloci, cioè, insomma. Mi pare di non vedere altre domande all'orizzonte. No, ma per riassumere, quindi oggi dalla gialla confermata, forse... ecco, faccia capire. Parlate al microfono, per favore.
Riassumo le domande. No, no, ho capito. Guardate ragazzi, nel totale rispetto del lavoro autonomo indipendente del CTS nazionale che elabora i dati, noi sapremo nel pomeriggio se restiamo in zona gialla oppure no. E poi dicono che ce l'abbiamo veramente con... Basta, attendiamo. Però resteremo gialli plus, nel caso. Beh sì, nel caso siamo sempre gialli plus. Ah. Sì, plus, sì. C'eravamo in tre, però due sono andati in zona arancione. Credo che questa cosa, che il Veneto, lo ripeto, va a beneficio del GVO, il fatto che il Veneto sia l'unica regione oggi in questa situazione, cioè gialla con l'ordinanza supplettiva, cioè forse incide anche sul tema dei ristori, nel senso che non so se il governo ha come priorità un provvedimento che di fatto riguarda una regione sola. Temo questo. No, no, però attenzione, il tema dei provvedimenti restrittivi non è solo del Veneto, è dell'Abruzzo, del Piemonte, della Lombardia. Hanno adottato, scusa, non mi sono spiegato male, loro hanno provvedimenti restrittivi autonomi. Il Cirio, per dire, il collega Cirio ha chiuso le scuole prima ancora che comparissero le aree a livello nazionale. Sì, no, c'è un parecchie regioni che hanno provvedimenti autonomi. Loro spero retrocedere da zona rossa a arancione. Ma io guarda, auguro a tutti che si torni velocemente a zona bianca. Ah. Mi pare ci fosse, a sto punto la evadiamo subito, una domanda per la Lanzarini e chiudiamo così. Sì, la vi lascio con l'assessore Lanzarini, grazie. C'è domande per Bottacin, qualcuno? No, Lanzarini? Anche tu? Ok. Sì, volevo, se vuoi dirlo te. No, no, mi ricordava Bottacin, l'assessore, che per le concessionarie auto è stata fatta una FAQ dall'avvocatura, quindi una risposta, perché si dice che sono medie strutture di vendita, hanno grandi spazi, non fanno vendita, fanno vendita di prodotti ingombranti, quindi non è che uno fa la spesa, e quindi possono rimanere aperte il sabato, questo è quello che è stato detto. Sì, le concessionarie sì. Però devono essere fuori dai parchi commerciali, cioè non è che uno fa la passeggiata con scusa della macchina. Quindi la concessionaria classica, insomma, che vede per strada. Però Presidente, posso sollevare velocemente un dubbio, visto che siamo in tema, che mi era stato chiesto nei giorni scorsi. È valido anche in questo caso il fatto di entrare uno per nucleo familiare, perché l'acquisto di un'automobile è un acquisto molto familiare. No, quindi... noi l'avevamo previsto per le spese per il retail, no? Cioè l'alimentare in particolar modo. Ok, quindi non sì. Per altri settori di. C'è tipo stato questo. Posto, ad esempio, l'abbigliamento, uno dice, ma io devo farla comprare solo. La comunione devo fare. L'abbigliamento nuovo alla famiglia, cioè ovvio che ci vai con accompagnato, però per la spesa sì, è un appello agli over 65, approfittate le prime ore del mattino, quindi, e agli under altri... 65 andate dopo le prime ore del mattino. Quindi gli altri settori tipo auto si può andare anche sì. In due, okay. Sì. Ok, grazie. Sì, quindi ai concessionari e ai venditori di auto che si sono trovati in questo limbo perché erano quasi tutte aperte tranne quelle medie, possono aprire. Prego, vi lascio la sole Lanzarini. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Albino fa bravo. Io e Albino andremo a fare la spesa presto la mattina, fra un po', Presidente. Io già ci sono vicino. Ah, beh. 2 ore sono poche. La domanda per sì. Il collega. Allora, assessore, buongiorno. Abbiamo più segnalazioni che ci arrivano per quanto riguarda il numero verde del ULS 6 Eugane all'800-032-973. Tempi d'attesa interminabili, addirittura una persona ha atteso 1 ora e mezza e poi si è arresa, però aveva bisogno di parlare con qualcuno, di confrontarsi, e giustamente lei dice 1 ora e mezza, poi ho messo giù perché
era improponibile, sempre in attesa, in attesa, in attesa. C'è un modo per poter risolvere questo problema? Ma il modo era stato già all'inizio, quando c'erano i primi numeri verdi che erano andati in tilt, avevano aumentato tutti il personale, quindi con i limiti che ci potevano essere di recuperare, di poi di formare il personale, avevano aumentato le linee telefoniche e anche i numeri. Provo a verificare, non lo so, insomma, se c'è un disguido, un disservizio a Padova, non lo so. Va bene, grazie. Collega. Buongiorno, portale Padova. Solo una precisazione per una richiesta che è un'intervista fatta con il direttore generale del Ben legato ai Covid Hotel. La precisazione è questa sostanzialmente. Lui ha spiegato che il Covid Hotel di Mestre avrebbe una funzione provinciale. La domanda quindi è: i 16 Covid Hotel proposti in realtà possono diventare 7, cioè uno per provincia, o allora, c'è com'è un po' la funzione? Pensavo di aver già chiarito, allora, nell'incontro che c'è stato con Boccia, lui aveva chiesto un Covid Hotel per provincia, citando i famosi 20.000 posti letto in tutta Italia. Noi avevamo già iniziato prima di quella richiesta, perché c'era alcune aziende, tipo, non so, mi viene in mente la Dolomiti e anche la stessa Serenissima, che avevano dei problemi di persone che non riuscivano a rimanere nel proprio contesto familiare, quindi avevano già iniziato un percorso di questo tipo. Noi abbiamo chiesto quindi a tutte le 9, quindi il riferimento nostro alle 9 aziende sanitarie, di dirci se c'erano delle disponibilità. Loro hanno fatto delle manifestazioni di interesse e hanno risposto quelle che voi avete visto. Oggi siamo nella situazione in cui alcune, tipo, si stanno indirizzando nell'utilizzare perché hanno qualche richiesta, altre non hanno richieste. Quindi alla luce stanno facendo adesso tra di loro anche una verifica per capire effettivamente la vera utilità e il bisogno di queste strutture, che è molto diverso da quello che io ho sentito dai colleghi della Lombardia piuttosto che dal Piemonte o dall'Emilia Romagna, perché noi abbiamo comunque un piano che ha varie fasce, con varie dimensioni, ha varie anche intensità di cura diverso. Pensiamo solo ai 1500 posti delle strutture intermedie che ci sono e che continuano a essere allargate e anche molto utilizzate, quindi senza pensare poi ai famosi 740 posti che citiamo sempre dei 5 ospedali dismessi. Quindi alla luce di questo verificheranno appunto poi la necessità, insomma, là ci sono delle strutture a Venezia, a Mestre, come ne ha trovate a Jesolo anche l'USL 4 orientale. Verificheranno e vedranno, insomma, ma questa è una partita che poi gestiscono le aziende sanitarie. Grazie. A questo punto concludo. Il microfono. Riesci a spiegare come siete riusciti a coinvolgere tutti i medici di base mentre nel Lazio c'è stato un ricorso al TAR che è stato accolto e sta diventando un caso nazionale di segno completamente opposto? Qual è la differenza? Ma guardate, voi sapete che noi avevamo già iniziato un'interlocuzione con i medici di base e avevamo comunque già siglato un accordo con loro che ci facevano i tamponi gratuitamente. Perché noi avevamo comunque, se vi ricordate, circa 600 medici che ci facevano i tamponi gratuitamente e avevamo già iniziato a fornire a questi medici i tamponi. Poi è arrivata la CN nazionale, che ha previsto, quindi l'accordo nazionale, che ricordiamolo è un accordo nazionale, quindi accordo collettivo nazionale, recepito in conferenza Stato di Regioni, quindi anche con un provvedimento normativo legislativo. C'è stata l'intesa tra Stato e le Regioni su questo, che ha previsto il pagamento di 18 e 12 euro. Da lì noi abbiamo fatto l'ordinanza e l'accordo previsto regionale col Comitato, cosa che stiamo facendo anche con il PLS, penso che nei prossimi giorni, insomma, riusciremo a darvi anche indicazioni sui PLS, perché avevamo iniziato anche l'accordo col PLS, perché la CN prevede medici di medicina generale e anche pediatri di libera scelta, ok? Cioè, noi abbiamo avuto un'interlocuzione continua con loro e oggi i risultati sono questi, insomma il rapporto è sempre stato un rapporto molto leale, reciproco, collaborativo, con quelle che possono essere delle differenziazioni, ma però io credo che alla fine è un beneficio di tutti quello di essere presente nel territorio e avere anche questo strumento di diagnosi anche per loro. E con questo concluderei, grazie a tutti.
Rientriamo in studio, ci siamo quindi anche oggi, una conferenza stampa ricca, ricchissima di spunti, in attesa che il Comitato Tecnico Scientifico dica nuovamente la sua sulla fascia gialla al Veneto, perché di questo stiamo parlando. Questo di fatto è il grosso punto interrogativo che accompagna ogni venerdì ormai da diverse settimane a questa parte. Lo stesso Zaia non si è sbilanciato più di tanto negli scorsi venerdì, lo aveva fatto con maggiore slancio, questa volta non si è sbilanciato, però ha fatto intendere che il famoso indice del contagio, l'R con T, è sceso ulteriormente rispetto alla settimana scorsa. Quindi, diciamo così, se di parametri scientifici stiamo parlando, forse il Veneto dovrebbe rimanere in zona gialla, però appunto lo scopriremo solo vivendo, questo lo abbiamo capito benissimo. Ripercorriamo solo per un attimo i numeri della prima parte di questa giornata con il primo report della Regione del Veneto con azienda zero. Ci sono stati 2020 nuovi casi di contagio nella notte in Veneto, con i picchi registrati a Verona e Treviso rispettivamente a 436 e 434 nuove positività. Ci sono poi Padova con 371, Venezia 153, Vicenza 382, Belluno 127, Rovigo 86. Però sapete che i dati più importanti, quelli che dobbiamo monitorare costantemente e quelli che di fatto vengono monitorati anche dalle strutture regionali, sono questi, quelli relativi ai ricoveri in area non critica e alle terapie intensive. Per i primi siamo a 2294, quindi c'è un graduale aumento dei posti letto nei reparti, diciamo così, di pneumologia, malattie infettive, medicine Covid e quant'altro. 286 invece i posti letto occupati nelle terapie intensive, e in questo caso c'è un calo ormai da qualche giorno, con i ricoveri che si abbassano mediamente, quindi proprio i tempi di permanenza in ospedale, che sono mediamente di 7 giorni. Anche questo è un dato che va preso in considerazione. E Zaia è tornato sulla questione dei medici di base, quindi l'effettuazione dei tamponi, dei test da parte dei medici di base, dicendo che quasi il 60% dei medici di base veneti hanno aderito e hanno iniziato a effettuare i tamponi, il 59% per l'esattezza. Chi l'avrebbe mai detto, ha detto Zaia fino a qualche settimana fa, e noi ci siamo riusciti. Certo, c'è una partita aperta a livello nazionale anche presso il TAR del Lazio, ne ha parlato anche pochi istanti fa l'assessore alla sanità Lanzarin. Per quanto concerne quindi i medici di base, dei 3.150 medici di base in Veneto, 1.700 fanno tamponi, quindi il 59% del totale. Quando proposi questa cosa, ha detto Zaia, sembrava dicessi un'eresia, invece funziona, fanno più di 2.000 tamponi al giorno e per questo li ringrazio. Zaia poi è tornato a parlare dei ristori. Ovviamente il fronte è anche economico, non soltanto sanitario. Questa quindi è la situazione, in attesa che il CTS per l'appunto si esprima anche oggi. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre prossime edizioni. Rimaniamo in ambito sanitario. Rimaniamo in ambito sanitario per approfondire dei temi che sono a tutti noi molto 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 cari. E lo facciamo con due figure di primo piano nella sanità, due dottoresse. La prima, la dottoressa Monica Parti, primario dell'unità operativa complessa di cure primarie del distretto 1 di Rovigo. Buongiorno dottoressa Parti, buongiorno. E poi la collega della dottoressa Parti, la dottoressa Maddalena Pizzardini, che è primario invece sempre dell'unità operativa complessa di cure primarie al distretto 2 di Adria. Buongiorno anche a lei dottoressa Pizzardini.
Benvenute su Antenna 3. Ecco, con voi oggi parliamo del lessico, diciamo così, sanitario, perché in questi mesi abbiamo imparato tanti termini nuovi e tante cose che probabilmente nemmeno sapevamo, no? Abbiamo familiarizzato con termini scientifici, medici, sanitari, e alcuni ormai sono diventati di dominio pubblico. Molto spesso se ne riempiamo anche la bocca noi giornalisti per prima, senza sapere benissimo il significato. Quindi oggi con voi parleremo di cure primarie, di ospedali di comunità, di USCA, e cercheremo di fare luce appunto su questi mondi che sono diventati fondamentali nella lotta al coronavirus. Comincerei da lei, dottoressa. Dottoressa Parti, quando parliamo di cure primarie, che cosa intendiamo? Buongiorno a tutti intanto. Per cure primarie noi intendiamo il primo livello di contatto che ha il cittadino, l'utente, il paziente con il sistema sanitario. Contatto è anche intervento, la porta di accesso alla sanità. Ora, delle cure primarie gli operatori sono i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la continuità assistenziale ex guardia medica, gli infermieri del territorio, gli operatori dei centri di servizio, i medici delle USCA, dei quali parleremo dopo, quindi tutti coloro che operano in maniera tale da supportare il cittadino, il paziente, nel periodo di cura. Dove andiamo a localizzare poi le cure primarie che sono inserite all'interno della macro area del distretto? Li andiamo a localizzare in adiacenza a strutture di carattere sanitario e a strutture che siano vicine al cittadino, in maniera tale da riuscire ad aiutarlo il più possibile nel percorso di cura. Ora, che cosa fanno poi queste cure primarie? Le cure primarie collaborano e supportano i medici di medicina generale, i pediatri, la guardia medica, nell'attività di presa in carico del cittadino, delle problematiche di carattere sanitario e, perché no, anche di prevenzione che lo stesso deve affrontare. Le cure primarie supportano anche le medicine di gruppo integrate nell'attività di assistenza e di raggiungimento degli obiettivi regionali e nazionali. Coordinano le cure primarie gli infermieri dell'assistenza domiciliare integrata. Pensate che solo nell'azienda USL 5, dal 1 di gennaio del 2020, considerando anche il particolare periodo, ad oggi sono ben più di 8.500 le persone che sono assistite in assistenza domiciliare integrata, quindi un numero veramente importante di interventi che vengono fatti sul territorio dagli infermieri insieme ai medici di medicina generale o dei medici di medicina generale a seconda del piano di assistenza individuale dell'assistito. Parliamo di una cifra molto importante, dottoressa, questo su un territorio come quello del Polesine che fa all'incirca 248.000 abitanti. Esatto, quindi è un'attività importante che riguarda poi peraltro non soltanto la tarda età, ma anche i giovani, giovani che hanno avuto incidenti, giovani con malattie croniche, quindi tutta la popolazione viene interessata dalla cura domiciliare. Tra l'altro ora abbiamo anche l'intervento delle USCA, cioè delle unità speciali di continuità assistenziale, in particolare per i pazienti Covid positivi. Altre attività che vengono fatte sempre in collaborazione del medico di medicina generale, perché ricordiamoci sempre che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono i primi responsabili dell'assistenza sanitaria sul territorio del cittadino, assolutamente. E proprio in collaborazione con loro e a supporto vengono fatte delle azioni di sensibilizzazione e informazione su tutta la cittadinanza, si collabora, in tema di screening delle patologie croniche oncologiche e anche della problematica delle vaccinazioni, così mi correggo a quanto detto. E non è cosa da poco e non sarà cosa da poco da qui ai prossimi mesi. Diciamo che per voi non è ancora passata, diciamo che dovrete monitorare tutto questo tema che è veramente complesso. Dottoressa Pizzardini, vengo da lei. La dottoressa
dottoressa Parti ha inquadrato il concetto di cure primarie, che cosa sono queste cure primarie. E chiedo a lei invece che cosa sono le USCA, di cui tanto abbiamo sentito parlare, di cui tanto parliamo in questi mesi. Certo, che sono di notevole attualità. Diciamo che nell'ambito della gestione dell'emergenza Covid, dal marzo 2020 sono state istituite le USCA, o unità speciali di continuità assistenziali. Si tratta di squadre di medici con eventuale supporto infermieristico che sono deputate all'assistenza sul territorio di pazienti con sintomi sospetti per Covid, pazienti che sono Covid positivi e oppure anche pazienti che vengono dimessi dai reparti Covid, che non sono più pazienti acuti ma che necessitano di una continuità assistenziale e di un monitoraggio a domicilio. Ecco, attualmente quante sono nel Polesine, saranno implementate? Ci può scattare una fotografia, dottoressa? Certo, attualmente al Polesine sono presenti due distretti diciamo nel distretto 2 di Adria è presente un'unità USCA con sede a Portoviro, mentre nel distretto 1 di Rovigo sono presenti 3 USCA. Quindi parliamo di, spieghiamolo di nuovo bene, parliamo di team, veri e propri team che monitorano a casa le condizioni dei vari pazienti, insomma, e permettono di non andare a ingolfare le strutture ospedaliere che già sono sotto stress. Esatto, sono gestiti a domicilio, attivati. Allora, le USCA non vengono attivate direttamente dal pubblico, ma sono attivate dal medico di medicina generale, dal pediatri di libera scelta o dai medici di continuità assistenziali. Attraverso un triage telefonico del medico di medicina generale vengono trasmesse al medico USCA tutte le informazioni necessarie relative al quadro clinico attuale, oltre ad una relazione dettagliata sulle patologie pregresse e sulla terapia che viene assunta dal paziente. Contemporaneamente il medico di medicina generale compila e attiva la scheda di attivazione USCA e concorda con il medico il programma. Il medico USCA poi si mette in contatto con il paziente, con la famiglia del paziente, e fa un triage telefonico e concorda la visita. Decide, programma l'accesso a domicilio per la visita, per l'eventuale saggio diagnostico, per il trattamento e per il programma di monitoraggio del paziente, anche al fine sicuramente di trattare il più possibile i pazienti che ne hanno le caratteristiche, di trattarli a domicilio in modo da frenare nei casi in cui è possibile l'accesso all'ospedaliero, e anche per intercettare in tempi rapidi eventuali viraggi del quadro clinico secondo i quali il paziente va avviato precocemente in ospedale. Quindi è una sentinella il medico USCA, una valida collaborazione per la gestione del paziente a domicilio e soprattutto in collaborazione con i medici di medicina generale. Perfetto, ecco, descrizione molto efficace, dottoressa, grazie, abbiamo capito che cos'è un USCA. Facciamo così allora, le telefonate per intervenire da casa sono aperte, potete chiamarci, il numero lo vedete in sovrimpressione, lo 0422 16 26 764, ma prima vediamo insieme con la nostra Alice Montagnier le previsioni del tempo per le prossime ore. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Bentrovati al meteo.
Correnti più umide, foriere di piogge interesseranno l'Italia. Il nostro territorio sarà coinvolto soltanto in parte. Vediamo insieme lo scenario di venerdì 20 novembre. Sul Veneto il tempo sarà instabile, lo vediamo dalla grafica. Al mattino sarà infatti possibile qualche rovescio in pianura. Dal pomeriggio però la situazione sarà destinata a migliorare con fenomeni in esaurimento e un cielo decisamente più soleggiato. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra gli 11 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo molte nubi inizialmente, anche con occasionali precipitazioni sparse, più sole invece durante le ore pomeridiane. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso in mattinata cielo nuvoloso con isolati piovaschi, poi ampio soleggiamento. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime fino ai 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Se puoi, dona. Se non puoi, spargi la voce. Questo è il meteo della nostra Alice Montagnera. Rimaniamo in tema di comunicazioni di servizio e parliamo dei lavori urgenti che in questi giorni sono portati avanti da Veneto Strade sul ponte sul fiume Livenza. Siamo nel territorio di Motta. Continueranno sino alla fine della prossima settimana i lavori sul ponte che attraversa Livenza lungo la Postumia nel comune di Motta, lavori che stanno causando pesanti disagi soprattutto per i mezzi pesanti ma indispensabili ed urgenti a causa della rottura di un giunto e della soletta del tratto di strada che ha reso necessaria la chiusura immediata del ponte. Un cedimento causato probabilmente da infiltrazioni d'acqua e dal carico di traffico che sulla Postumia è consistente. L'intervento consiste nel realizzare una soletta in modo da parificare il livello del ponte con la massicciata e poi il rifacimento, la sostituzione del giunto. Bisognava farlo perché il ponte era in condizioni pericolose per i mezzi, per tutti i mezzi, che potevano, in particolare per le moto. Per il traffico locale ci sono deviazioni in loco per strade interne. I disagi maggiori sono per il traffico pesante con i camion costretti ad una deviazione di ben 39 km in direzione Oderzo-Porto Gruaro. La deviazione interessa, oltre a Motta e Meduna di Livenza, anche quattro comuni del Friuli Venezia Giulia: Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Chionse e Domini. Ci dispiace perché ovviamente le deviazioni per le auto sono più semplici, per i camion vuol dire farsi quasi 40 km in più, ma era indispensabile. Ritorniamo a parlare di ospedali di comunità, USCA, cure primarie con la dottoressa Parti e la dottoressa Pizzardini che sono qui collegate subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con le nostre due ospiti dell'ULS 5 Polesana, ma vi do un aggiornamento proprio di questi minuti che tra l'altro rientra nell'argomento di cui stiamo appunto parlando. Prima la dottoressa Parti ha parlato dell'importanza delle cure primarie per il vaccino, nella distribuzione dei vaccini. Ebbene, BioNTech e Pfizer hanno chiesto proprio in queste ore l'autorizzazione per immettere nel mercato il vaccino. La richiesta è stata inoltrata all'FDA americana, alla Food and Drug Administration. Quindi è un ulteriore passo in avanti per l'immissione proprio concreta nel mercato di questi vaccini. Dottoressa Parti, ecco, andiamo un po' fuori tema, ma questa è una notizia importante. Beh, sicuramente. Permetterà la prevenzione di una buona quota parte di patologia
ridurrà intanto le complicanze che questa determina e perché no anche il oltre che la mortalità, il carico sugli ospedali che sono veramente in sofferenza, pur avendo noi in una situazione in Veneto, una situazione assolutamente organizzata, devo dire anzi, però sarà un grosso vantaggio questo, anzi. Tra l'altro, soprattutto Rovigo è uno dei territori che sia nella prima fase della pandemia che nella seconda ha avuto le performance per certi versi migliori a livello proprio anche di casistica. Sarà un caso da Sì. studiare prima o poi, ne abbiamo parlato più volte anche con altri suoi colleghi, sempre dell'ULS 5 Polesana. Ad ogni modo, sempre rimanendo su questa notizia, Guido Rasi, che è direttore esecutivo dell'Agenzia Europea dei Medicinali, fa sapere che nell'arco del 2021 avremo 6 o 7 vaccini e si dice ottimista che per fine gennaio ne avremo già 3, quindi non solo quello di Pfizer e BioNTech, con l'autorizzazione e pronti per essere rilasciati. Quindi, insomma, bene, c'è stata un'accelerazione che tanti appunto aspettavano. E si vaccineranno tutti? Chiedo sempre a lei, dottoressa Parti. Prima ne ha accennato e ne sta accennando parecchio anche il governatore Zaia, che ha ripetuto: sarò il primo a vaccinarmi se ne avrò la possibilità, però allo stesso tempo so che alcuni non lo faranno, il tema dei vaccini obbligatori è sempre un tema molto, molto caldo. Sì. Diciamo che non è in diretta dipendenza come tema delle cure primarie. Noi andremo a sensibilizzare insieme ai medici di base e al servizio igiene e sanità pubblica circa le vaccinazioni. Chiaro, quello in cui confidiamo tutti è che la maggior parte della popolazione, se non altro quella a rischio, si vaccini, sicuramente. Sempre connesso è il tema degli ospedali di comunità. In questo periodo diamo anche i numeri relativi al Covid in queste strutture, che sono delle strutture recenti. Non sempre il concetto di ospedale di comunità è stato recepito dalla popolazione. Quindi vengo da lei, dottoressa Pizzardini. Che cos'è l'ospedale di comunità? Cominciamo proprio dall'ABC. L'ospedale di comunità è una struttura intermedia a ponte tra ospedale e territorio, per la gestione di pazienti che non sono acuti, che spesso vengono dimessi dai reparti ospedalieri in fase stabilizzata, ma che non sono ancora, necessitano di un certo periodo di convalescenza per il recupero. Per la stabilizzazione clinica e anche per il recupero delle attività funzionali. Difatti, presso ospedali e comunità, spesso la gran parte dei pazienti accolti sono i pazienti trasferiti dagli altri reparti medici, sono pazienti comunque con polipatologie, fragili, complessi, che necessitano di un'assistenza sanitaria a basso livello di intensità e sociosanitaria e che devono essere appunto preparati o per il rientro a domicilio oppure per l'inserimento in struttura o l'inserimento in ADI o in ADI-MED. Sì, prego. Scusi, dottore, e in questi mesi sono nati anche gli ospedali di Esatto. comunità Covid. Esatto, una grossissima risorsa. È stato attivato recentemente anche in questa fase di recrudescenza della pandemia. L'ospedale Covid di Trecenta, l'ospedale di comunità Covid, come già era stato fatto nella prima ondata, ed è una grandissima risorsa per potervi trasferire pazienti stabili che hanno effettuato ciclo di terapia, però sono in attesa di negativizzazione del tampone e non possono fare l'isolamento domiciliare. Grossa risorsa per dare una risposta al paziente e per riuscire a liberare dei posti per i pazienti più acuti, dal reparto di pneumocovid e della terapia subintensiva. Ecco, com'è la situazione adesso? Chiedo a entrambe, parto da lei, dottoressa Parti, com'è la situazione negli ospedali di comunità della provincia di Rovigo? Le dirò, l'ospedale di comunità che tra l'altro dirigo io, allo stato accoglie 11 assistiti,
in condizioni di stabilità, Covid positivi ma asintomatici. Per una parte in attesa di rientro all'interno dei centri di servizi, due o tre assistiti, e per l'altra quota parte assistiti che aspettano la positività per rientrare al domicilio, assolutamente asintomatici, perché al domicilio non hanno allo stato condizioni di rientro in positività. Quindi è un ospedale di comunità già attivo, appena è stato richiesto dalla regione, ci si è attivati per dimettere gli assistiti che invece non erano Covid positivi. Proprio per accoglierli. Grande disponibilità, devo dire, da parte di tutto il personale infermieristico e medico della struttura per fare questa operazione che le assicuro è stata impegnativa, ma fondamentale per permettere poi l'accoglienza nei reparti per acuti. Ecco, rimaniamo su questo ospedale di comunità che lei dirige. Ci vuole un po' raccontare anche la storia, com'è nato, in quali tempi, perché sicuramente c'è stato uno sforzo organizzativo notevole, come lei dice. Sì, certo. L'ospedale di comunità nasceva dalla precedente HRSA, cioè una struttura ospedaliera che accoglieva assistiti che necessitavano di proseguire nell'attività di riattivazione, balla riabilitazione, quindi una riattivazione motoria e nelle attività di base un pochino importante, soprattutto per gli anziani e chi aveva avuto traumi all'anca. Parte da qui evolve, diventa un ospedale di comunità per estendersi anche a patologie, come diceva la collega prima, che riguardano patologie che non si è in grado di assistere al domicilio o perché manca un contesto domiciliare in grado di accoglierle. Sapete, al domicilio è molto importante la figura del caregiver di supporto che ci Certo. aiuta, che viene istruito, ma che ci aiuta dell'assistenza. Noi non saremo nulla senza qualcuno che ci aiuta a casa. Quindi la presenza del familiare è fondamentale. E poi è passato a patologie di ordine più che altro cardiovascolare e via via è venuto a integrarsi con quelle che erano le lungodegenze, Certo. le ex lungodegenze. Quindi è cresciuto in termini anche di intensità assistenziale dei pazienti. Perché poi il tema, anche questo lo vediamo, ne ha parlato nei giorni scorsi lo stesso Zaia, la stessa Lanzarin. L'emergenza da Covid non è solo sanitaria, nella prima fase era prettamente sanitaria, adesso è soprattutto assistenziale o comunque è anche assistenziale. C'è una differenza anche notevole tra le due cose. Guardi, difatti prima l'ho omesso, il compito anche l'obiettivo, il compito, l'attività delle cure primarie è anche quella di essere facilitatore nell'integrazione non soltanto fra le strutture, le tre macro aree, quindi il Dipartimento di Prevenzione, il Distretto, l'ospedale, ma anche il territorio, quindi i comuni, il volontariato, il terzo settore, che sono fondamentali nei piani di cura assistenziali dell'individuo. Quindi, e soprattutto nel Covid, questo si è visto, il supporto domiciliare è fondamentale ed è quello che ti permette di rimanere anche come asintomatico e perché no, come sintomatico, paucio sintomatico a casa. Via via si sono sviluppati dei rapporti sempre più importanti con i comuni e con il terzo settore. Che tra l'altro, ecco, penso che gli ospedali di comunità, così come le cure domiciliari in un territorio decentrato, esteso come quello polesano, vale anche per la montagna bellunese o comunque le zone più periferiche del Veneto, e il tema è assolutamente fondamentale, è strategico. Certo, anche perché la conurbazione abitativa della nostra zona, del Rodigino, è molto bassa, diciamo. Per cui sono importanti queste strutture nelle quali addirittura vengono accolti anche dei pazienti che si trovano in temporanea difficoltà sociale, socio-assistenziale, diciamo, e si lavora con i comuni e, perché no, con il terzo settore per poterli reinserire o all'interno del proprio domicilio con un supporto che però ha necessità di tempo per essere creato, o anche in centri di servizio, ex case di riposo, temporaneamente finché non si adegua il
domicilio a riavere all'interno il proprio assistito, insomma, il proprio parente. Ecco, e qui sorge spontanea la domanda proprio sui criteri di accesso all'ospedale di comunità. Quali Certo, certo. sono, dottoressa Parti? Allora, le dico, l'accesso all'ospedale di comunità parte attraverso la segnalazione o del reparto di mettente o di frequente del medico di medicina generale o perché no dell'assistente sociale alla centrale operativa distrettuale, alla centrale operativa territoriale, scusate, la centrale operativa territoriale poi contatta gli attori e il medico di medicina generale e il servizio comunale e permette l'interno. Cerchiamo di costruire, non abbiamo dei grossissimi limiti, nel senso che cerchiamo di costruire un piano assistenziale individualizzato sull'individuo che può avere una prevalente caratteristica di tipo sanitario, una prevalente caratteristica di tipo sociale e insieme si condivide senza immagini, senza però non avere il coinvolgimento del caregiver, non si fa nulla. Okay? E quindi a questo punto insieme si decide di far entrare, di ricoverare, ospitare più che altro l'assistito in ospedale di comunità. E, dottoressa Pizzardini, questo esperimento, diciamo adesso è anche ultimato, degli ospedali di comunità funziona complessivamente? Che giudizio può trarne da professionista? Un'ottima possibilità per la gestione del paziente. Per cercare di assisterlo in tutti i suoi aspetti, le sue necessità, i suoi bisogni, sia dal punto di vista sanitario che sociale che funzionale, ci permette una più stretta collaborazione diretta, con i familiari, il caregiver e con il medico di medicina generale, perché il piano viene costruito assieme. Usando appositamente, c'è anche un'apposita scheda, che è la scheda SVAMA, che valuta tutto tondo le caratteristiche del paziente. Di richieste ce ne sono tante per l'ingresso in ospedale di comunità, facciamo il possibile per evaderle rapidamente, cercando appunto comunque il programma, il progetto più adeguato per ogni paziente, progetto che poi va anche periodicamente rivalutato perché le condizioni del paziente e della famiglia possono cambiare. Quindi è stata una grossa possibilità aprire queste strutture. Nel caso del Covid, penso che il dialogo Ulteriore. tra USCA, per esempio ospedali di comunità, sia ai massimi livelli o sbaglio? Cioè ci deve essere sicuramente questo tipo di confronto. Sì, è fondamentale la comunicazione per il passaggio delle consegne, per l'inquadramento del paziente, cioè c'è una correlazione stretta, colleghi che lavorano nel reparto di subintensiva medica, colleghi USCA e colleghi dell'ospedale di comunità. Fondamentale mantenere la comunicazione e la relazione che c'è già a un ottimo livello. E dei pazienti che adesso ci sono negli ospedali di comunità del Polesine, quanti arrivano direttamente da casa e quanti dagli ospedali? Nel senso che da dove provengono prevalentemente? Potete rispondermi a questa domanda, dottoressa Parti? Sì, sicuramente. Allora, la prevalenza, beh, per l'ospedale di comunità che dirigo io, ovviamente, è dai reparti per acuti Covid. Ma prima di questa esperienza, sia per l'ospedale di comunità di Trecenta, per la sede di Trecenta, sia per la sede di Adria, c'era il 50% ospedaliero, il 50% territoriale e c'è una grossissima collaborazione con i medici di medicina generale e anche con i comuni, che a fronte di, con gli assistenti sociali comuni, che a fronte di criticità e di rischio di accesso al pronto soccorso, prevengono tale situazione chiedendo un ricovero in ospedale di comunità. L'elasticità della risposta dell'ospedale di comunità, come le dicevo prima, è proprio quella che a fronte di un caso urgente si può anche dare priorità, ecco, per evitare l'accesso improprio al pronto soccorso. Quindi non direi di una prevalenza di una struttura rispetto ad un'altra nelle richieste. Assolutamente. E la relazione invece con le case di riposo? Ecco, la relazione con le case di riposo non c'è accesso degli assistiti delle case di riposo,
in questo caso parliamo di ospedali di comunità Covid, quindi è un altro discorso diretto, questo non è previsto. Siamo noi medici coordinatori che ci rechiamo all'interno delle case dei centri di servizio, parliamo con i nostri colleghi di medicina generale che la operano e poi decidiamo eventualmente se è opportuno un ricovero o quant'altro, o ci sentiamo telefonicamente. Anche in questo caso c'è una grossissima collaborazione. Dottoressa Pizzardini, quindi l'ospedale di comunità come esperimento funziona e a livello di percezione da parte della cittadinanza, della popolazione, e in termini proprio di informazioni e di sensibilizzazione, secondo lei le persone hanno capito l'opportunità derivante dall'ospedale di comunità? Sicuramente, c'è già un buon livello di informazione. Anzi, spesso sono gli stessi familiari che si rivolgono e fanno richiesta di ospedali di comunità proprio perché conoscono, hanno già una buona idea del funzionamento. Sicuramente il ricovero è un ricovero relativamente breve che va dalle 4 alle 6 settimane, però può essere un grosso aiuto per le famiglie per potersi organizzare. Per poter seguire poi anche il paziente successivamente a domicilio. Ecco, allora facciamo così, i temi sono sul tavolo, sono molto interessanti, quindi farei una pausa pubblicitaria, dopo ci ritroviamo ancora qua con le nostre ospiti dell'ULS 5, vi ricordo che le telefonate sono aperte, ci vediamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per parlare di cure primarie, USCA, ospedali di comunità con le nostre ospiti dell'ULS 5 Polesana. Non ci sono particolari aggiornamenti, sapete che la partita in questi minuti è quella della fascia gialla, del mantenimento della fascia gialla per il Veneto. Quello che è certo al momento, e ve lo abbiamo detto fin dall'inizio di questa diretta, è che il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza con cui di fatto va a prorogare la zona rossa per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Per il resto, diciamo, nel corso del pomeriggio avremo tutte le novità del caso, capiremo insomma se il Veneto riuscirà a svangarla, permettetemi il termine, anche questa volta. Diciamo che i dati sono abbastanza positivi se si guardano in un senso tendenziale, ecco. Se poi ci concentriamo solo sui dati di giornata, i numeri sono sempre elevati, però abbiamo visto che le terapie intensive sono diminuite, i ricoveri non stanno più crescendo come nei giorni scorsi, anche se lo stress ospedaliero è sempre molto forte, come del resto ci stanno dicendo anche le nostre ospiti, la dottoressa Monica Parti, primario dell'unità operativa complessa di cure primarie del distretto 1 di Rovigo, e la collega Maddalena Pizzardini, primario dell'unità operativa complessa invece sempre delle cure primarie del distretto 2 di Adria. Dottoressa Parti, com'è cambiata la vita di voi operatori in questi mesi? Le faccio una domanda che è metà professionale e metà personale. Voi di fatto, lo abbiamo sentito, siete un po' la prima linea anche dell'approccio sostanzialmente, del contatto con i malati, non ovviamente i casi più gravi, quelli ce li ha in carico ovviamente il SUEM, il pronto soccorso, la terapia intensiva, però voi siete quotidianamente sul territorio. Com'è cambiata la vostra vita umana e professionale? Sarebbe facile dire che è tanto cambiata. È cambiata per come lavoriamo noi, anche per come dobbiamo utilizzare i DPI. Noi non eravamo abituati, eravamo sì abituati all'attenzione di tipo igienico-sanitario, ma non di questo tipo. DPI che ti limitano anche nei movimenti. Però è cambiata anche umanamente, perché no? Dire che sia anche il timore. Il timore che è per sé e per i pochi familiari e per i propri collaboratori.
la responsabilità che si sente come persone, come cittadini verso gli altri. E il non riuscire a liberare in fretta un posto per far posto ad una persona che ne ha bisogno, che potrebbe averne bisogno, è qualcosa che veramente ti pesa. E non pesa solo come a te, come direttore, in questo momento non è una questione di direttore, è proprio una questione di operatore. Pesa a tutti gli operatori, voi non potete immaginare come ho visto tutti gli operatori che lavorano con me, che siano gli infermieri dell'assistenza domiciliare, che siano gli infermieri del distretto, che siano gli infermieri dei centri di servizio o dell'ospedale di comunità, come sono veramente interessati a far sì non solo che il contagio non si diffonda, questo è ovvio, ma far sì che le persone non soffrano, gli ospiti, i pazienti, più di quanto questa situazione stia creando. Quindi è un problema non soltanto tecnico, brutale, ma veramente umano. Colpiti tantissimo umanamente, più che nell'aspetto tecnico, devo dire la verità. E questo come territorio. Nei giorni scorsi ho parlato con diversi operatori, diversi infermieri, medici, no? Tutti mi hanno detto: vabbè, la fatica fisica c'è, i DPI pesano. E i segni sulla pelle si vedono, no? Alla fine di una giornata intensa di lavoro, ma pesano le ferite dell'anima, così mi è stato detto. Sì, è la realtà. Ciò che pesa è quasi più l'aspetto umano, la fatica fisica, ok, la affronti, c'è, ci mancherebbe altro, non è da misconoscere, ma è veramente la fatica umana della situazione e il dolore, mi perdoni, che noi forse sul territorio vediamo meno rispetto ai colleghi ospedalieri, che io stimo tantissimo, ma le assicuro che il dolore che si vede è tantissimo. Un conto è sentire parlare di Covid, pur con tutta la sensibilità possibile, è un conto è vedere il Covid, è una cosa completamente diversa, e vedere i danni che questo nelle famiglie a fronte del decesso o della lontananza di un congiunto questa patologia può creare. Ecco, si parla tanto della solitudine dei malati da Covid. Dottoressa Pizzardini, vedo che annuisce. Sì, esatto, concordo, sì. Io vengo a una recente esperienza di lunga durata ospedaliera, ho una formazione prevalentemente ospedaliera e quello che è stato brutto affrontare in corsia seguendo questi pazienti, oltre a vedere purtroppo a volte l'evoluzione molto rapida e veloce in senso peggiorativo di questi pazienti, è il pensiero dei pazienti rivolto ai familiari che non riescono a contattare e viceversa. Anche se devo dire c'è stato data la possibilità di un grosso aiuto da parte dell'azienda che ci ha fornito di tablet e di cellulari per poter fare le videochiamate e mettere in contatto direttamente i pazienti con i familiari, perché non tutti, a volte spesso sono pazienti anziani, hanno poco dimestichezza con le tecnologie, non riescono a gestire il proprio cellulare nel senso delle videochiamate, quindi anche il supporto in questo senso da parte del personale infermieristico, ma da parte di tutti, di chi era più esperto diciamo nell'utilizzo delle tecnologie, è stato tantissimo per poter dare una parola di tranquillità, dire una parola di tranquillità ai familiari e ai pazienti e viceversa. E però questo è stato un aspetto emotivamente molto, molto coinvolgente. Che vi va a responsabilizzare maggiormente, perché di questo stiamo parlando. Non vi sentite responsabilizzate soltanto dal punto di vista professionale, quello probabilmente lo è sempre stato, ma proprio dal punto di vista umano. Esattamente, ma sicuramente. C'è anche questa componente in più a cui bisogna fare attenzione, per cui si cercano mille accorgimenti per cercare di ovviare a questo brutto stato comprensibile di tensione, di paura, di ansia da parte dei familiari, dei pazienti, sicuramente. Dottoressa Parti, i familiari invece come reagiscono? Sono pazienti con voi, nel senso che posso immaginare che di fronte anche a un familiare spesso isolato ci siano parenti, figli, nipoti che spingano per vedere
il loro nonno, il loro padre, la loro madre. Ecco, voi come rispondete a queste persone? Ma le dirò, mai come in questo momento abbiamo visto che pur fra la variabilità individuale e caratteriale, abbiamo visto come le persone, i parenti ci capiscono. Quando noi diciamo guardi che per il bene del suo assistito e anche per il suo bene, per evitare il contagio, il più delle volte non abbiamo difficoltà a far capire la cosa. Quindi grosso aiuto anche da parte della famiglia, pur nell'estremo dolore di non vedere i familiari. E abbiamo visto, adesso senza enumerarle tutte, veramente sia nella precedente esperienza di apertura di ospedale di comunità Covid, che poi è stato riaperto come ospedale di comunità normale, adesso ahimè è toccato riaprirlo come ospedale di comunità, sono stati gli stessi parenti ad aiutarci e venirci incontro. È incredibile, guardi, veramente commovente quanto è successo. Quindi da questo punto di vista c'è stata una presa di consapevolezza? Certamente, è la massima collaborazione. Questo è molto importante. E vi chiedo, le vostre sono testimonianze dalla prima linea. Noi ogni giorno raccontiamo le storie degli operatori, non solo dei pazienti. Ma a chi nega questa vostra fatica? E non sono pochi, perché basta vedere anche i commenti sui social, sui nostri social, quando trasmettiamo servizi di un determinato tipo che raccontano queste storie, c'è chi nega, ma forse anche in questo momento. No? E cosa si sente di dire a queste persone, dottoressa Parti? Che forse è una difesa. Sarebbe troppo facile, se fosse possibile, dire venga a vedere, vieni a vedere cosa realmente accade. Però credo sinceramente, l'ho creduto fin dall'inizio, che sia una sorta di difesa, in un volerci credere per difendersi. Anche questo è, sì, è una bella interpretazione questa, molto psicologica e forse è davvero così. Abbiamo una telefonata in linea, pronto chi parla? Buongiorno direttore, a lei e ai suoi ospiti, sono Sebastiano e chiamo da Abano. Buongiorno. Niente, volevo appunto dire che non è che sono poverini solo gli anziani terrorizzati, ma siamo anche noi giovani terrorizzati di questo virus. Poi tanti, la sanità lancia l'allarme che sono senza dottori, senza infermieri, questo è vero, ma tutti questi anche esperti che vanno in TV dalla mattina alla sera a parlare sempre e terrorizzare la gente, dico io, ma perché non vanno in prima linea a lavorare invece di andare dalla mattina alla sera e sono sempre nelle stesse programmi? Cioè, quello che dico io, il virus c'è e nessuno lo nega, almeno lo può negare soltanto un pazzo. Però se c'è questa possibilità e abbiamo questi grandi esperti, invece di litigare, di farci concorrenza in TV fra di loro, che vadano a lavorare in prima linea, visto che li paghiamo noi cittadini. Lei dice, mi pare di capire, ecco, lei dice noi siamo terrorizzati di fronte al mondo della scienza che si divide, no, non è un bello spettacolo, dice questo sostanzialmente. Esatto, dico io, ho fatto una conferenza stampa una volta a settimana e non tutti i giorni dalla mattina alla sera in TV a parlare di coronavirus. Il virus c'è, lo dobbiamo convivere finché non faranno questo benedetto vaccino, finché non uscirà, però basta terrorizzare alla gente, perché non sono solo poverine le persone anziane terrorizzate, ma lo siamo anche noi. Lei quanti anni ha? Io ne ho 42, però naturalmente porta ansia, anche purtroppo io lavoro nel settore a Peghiero e siamo chiusi, perché Abano è tutto chiuso, gli hotel sono tutti chiusi, hanno messo in ginocchio sia un'economia e sia tutto. Cioè, ormai sembra che la gente si muore solo di coronavirus. Infatti io per scherzare alla mia compagna gli dico, se fa ammazzo sicuramente dicono che si è morta di coronavirus. Beh, anche no, la battuta, mi prendo un po' le distanze dalla battuta. Comunque abbiamo capito il suo messaggio e anche la sua provocazione. La ringrazio davvero, gentilissimo, grazie. Dottoressa Parti, ecco, diciamo che poi ci sono anche reazioni
di questo tipo. Da un lato siamo terrorizzati, anche noi abbiamo paura che siamo giovani, però poi anche questo telespettatore lavora nel settore alberghiero di Abano, è chiaro che si sommano tanti fattori e non sono facili da gestire tutti questi fattori, quindi il problema sanitario, quello economico, quindi sì, lei cosa ne pensa anche di questa telefonata, di questa riflessione che è arrivata da Abano? Sì, purtroppo capisco, la difficoltà, la paura è di tutti, non è solo degli anziani, è anche del giovane. L'anziano per la patologia cronica è vero che più soggetto, anche il giovane con patologia cronica, però anche il giovane ha paura, tutti abbiamo paura, noi compresi, noi operatori sanitari compresi, non è che non l'abbiamo. Purtroppo è vero, la salute non è solo salute. La salute ha grossissime implicazioni sociali ed economiche e culturali. È difficile in questo momento riuscire a fare fronte a tutto quello che ha creato questo virus. Io capisco questo signore. Non c'è solo una paura di carattere sanitario, ma anche una paura di carattere economico, è vero. E la solitudine anche, perché no? E vedo anche la sua collega Pizzardini che annuisce. Allora, io vi ringrazio davvero per questo momento di approfondimento e anche di riflessione. Vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato e anche per quello che fate quotidianamente. Quindi grazie alla dottoressa Monica Parti, primario dell'unità operativa complessa di cure primarie al distretto 1 di Rovigo, e alla dottoressa Maddalena Pizzardini, primario sempre dell'unità operativa complessa di cure primarie al distretto 2 di Adria. Grazie mille e buon lavoro giornata. A entrambe. Grazie, buona giornata. Ecco, siamo alle battute conclusive, siamo in chiusura. Noi rientriamo in diretta alle 18.30, sempre qui su Antenna 3. Vediamo se nel corso del pomeriggio arriveranno notizie da parte del CTS, quindi se il Veneto rimarrà o no in zona gialla. Questo è il fronte del pomeriggio. Rientriamo in diretta quindi alle 18.30. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziere e Mattia Pizzaia, grazie davvero. Ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.